Oh, non ci si crede. Questi con tutti i soldi che hanno, invece di stare a casa a mangiarsi il Pandoro al cioccolato, vanno in giro in barca a vela. È il 31 di dicembre. E che c'è di malo? C'è di malo che dopo combinano i casini e siamo sempre noi dell'arma che dobbiamo risolvere i problemi. È in svolgimento regata internazionale di San Silvestro con condizioni meteo particolarmente avverse. Osservare silenzio radio sul canale 16 riservata a CIE. CIE. Chissà che significa. Tortosa! Tortò, che significa CIE? Significa comunicazione di emergenzio. Di emergenza, casomai colà, se una cosa non sa, deve parlare. Prestare massima assistenza ad eventuali imbarcazioni in difficoltà che dovessero riparare sull'isola. Ma che se riparano che qui manco c'è il meccanico? Ci manca solo che il maresciallo ci manda in giro a cercare le imbarcazioni in difficoltà, che i pinze. Senti che sta a fa. Poi dice che sulle isole il tempo è favorevole. Senti come piove. Colpa vostra. E perché? Perché non arrestate il governo? Tutti dice che piove perché il governo è ladro e voi non fate Ma niente. quello è un modo di dire, no? No, a me pare che no, a modo di dire. Governo vero, molto ladro. Italia poveri, sempre più poveri e ricchi, tra poco anche loro poveri. Ma per forza sono tutti contro di lui, non lo lasciano lavorare. Io invece ho lavorato troppo. Finito pulito, io cambiare ed andare. Andare, buon anno, Io ho lasciato tutte cose di mangiare in frigoria. eh? Ah, anche noi abbiamo lasciato pensierino per te, su Armadietto, vicino Frigoria. Perché Polu le parla così? Godito, Che hai detto? perché le parla così strano? Ah, io parlo strano. Conforme? Se le parla strano, Ela non si praticherà mai dell'italiano. Perché invece te sta un pezzo avanti. Ma che te frega, vi sentì? Ma lo sa che cosa che le è capitata, Poaretta? No. La si è sposata per lettera con un pescatore. E quando le arriva sull'isola, lui l'è morto! Si vede che ha fatto fatica troppo, vi sentì? Qua su sti sono abituati. Ma no, faceva festa per il matrimonio. Appunto, gli ha fatta la festa. A me ne fa pena. Pena? A me mi fa un effetto, vi sentì? Ma se fresca vedova! E io sono orfano, ci cioè si potrebbe consolare, Ah, noi altri siamo carabinieri. Certe cose non le femo, specie con le vedove. no? Oh, ma che hai capito? Io dicevo consolarla nel senso che non farla sentì sola. È una straniera, su un'isola sperduta, a notte di Natale. Veramente sei San Silvestro? Vabbè, Natale, San Silvestro, Epifania, mi senti, ne è un modo di dire, no? No, no. A noi altri ne tocca ad essere precisi. La si figura lui se viene qualcuno per una denuncia e lui che scrive Notte della Befana quando che sia Natale. Se produrrebbe, mi scusi la parola, un bordello incredibile, anche per gli inquirenti. Non crede, Brigadier Tortosa? Amare, ma che sta a dire questo? Non lo so, io a quest'ora non lo capisco. Ah, perché invece di mattina tu lo capisci? Dicevo che noi altri carabinieri dovremmo curare il modo di esprimersi. E se è un fatto professionale? E il signor maresciallo lo dice sempre, Ostrega. Mi piacerebbe parlare come il signor maresciallo. Beato lui. L'ugano si linguagnolo lungo così. C'ha la coda, c'ha. E il carabiniere si deve esprimere in italiano corretto. Certamente, e un maresciallo si deve esprimere più meglio assai di un appuntato. Come si dice? Maresciallo Sonasce! Ma tu immagini il maresciallo Sicchietta appena nato, che ha la divisa, ha la sciaboletta, al E mo immagino sì, perché tanto come Artezza è rimasto tale e quale, ma è Comandi, signor maresciallo! Comandi! Comandi! Comodi, comodi! Cosa stavi dicendo? Stavo a dire che secondo me Provenzano, il mafioso, non lo trovavano perché era rimasto tale e quale la foto da giovane. Certo, ha trovato la fonte dell'eterna giovinezza. Beh, può essere, maresciallo. Ma allora se è vero che sta fonte esiste? Sì, ma ci fanno pure lo stabilimento termale. E noi altri carabinieri che potevamo andare con la mutua? Solo i gradi superiori, Vicentino. Il maresciallo sì, ma te no. Magari se il signor maresciallo che va mi può dare per favore portare una bottiglia? No, ma non sei parmi? Ma se per la mia povera mamma? Ah, mi senti, tu ti devi fare una bella foto al cervello. A mettiamo là, ma sai che il cervello tuo è più latitante dei billate. Invece di fare questo spirito di patata sui colleghi, ricordate che è vero che il maresciallo si nasce. Perché per questo lavoro bisogna essere tagliati. E voi, maresciallo, quanto a questo siete tagliatissimo, Ma no tagliato che vanno accorciato, nel senso che siete portati al comando. Lasciamo perdere perché è una notte santa e non voglio fare polemiche, lasciamo perdere! Piuttosto notizie del ricercato del fotogramma. No, signor maresciallo, nessuna notizia. Non sanno neanche se è un uomo o una donna. Comunque, sull'isola, forestieri non ce ne stanno. Me ne sono assicurato personalmente. Hai domandato a tutti? E No, veramente è andato Tortosa a controllare. allora perché dici personalmente?
Maresciallo, perché personalmente mi sono assicurato che l'aveva fatto Tortosa. Hai domandato a tutti? No, io no. Ho mandato personalmente Visentin. È tutto a posto, ha fatto il giro dell'isola due volte. Hai fatto il giro dell'isola due volte? Conforme? Personalmente in persona? Tutta l'isola a piedi? Beh, non proprio tutta. Solo dove che se puoi camminare, perché la parte de punta asino, se no c'ha sblingua. Sblingua? Sì, con le scarpe di ordinanza se pericoloso, perché se una roccia che se sbrissa, che se sbrillenta, insomma se una roccia stupida. A roccia stupida. Comunque sicuro che sull'isola non che sei forestieri. Ho fatto anche la prova del 9. E che sarebbe sta prova del 9? Senza farmi capire. Quello è normale perché... Quatto, go interroga la moglie del tabaccaio. Per vedere se gavi in duo francobolli o cartoline. O se gavo un incremento di vendita di sigarette. Niente, tutto regolarissimo. Cioè, se questo è uno che non fuma, sicuro che un altro amma. Dovrei anche essere così carogna che per Natale non scrive neanche una cartolina. Neanche a sua mamma. Comunque, maresciallo, se ci stava un forestiero sull'isola, l'avremmo saputo subito. Questa è talmente in isola pettegoli che te contano pure i peli del... del cugno. Del cugno, Tortò? Sì, sua divisa, sui cugni ci sono quelle, quei peletti, quelle... Ignorante, quelli non sono peli, quelli sono i crini di cavalli. Sì, de Dolce e Gabbana. Che hai detto? Secondo me, maresciallo, quelli dell'antiterrorismo si sono sbagliati. Ma che ci verrebbe a fare un terrorista sull'isola? Non ci sono manco obiettivi sensibili. È vero, è vero. Questa è un'isola di gente insensibile, gente senza cultura. Ma io che ci fa? Che ci fa, cica? Uno con mamma, che ci fa? Che ci fa, volesse? Oh! A proposito di insensibilità, avete fatto la colletta per la donna delle pulizie? Sì, signor. Sì, che abbiamo raccolto un bel gruzzoletto di scudi. Ma che stanno in Inghilterra che ci stanno i scudi? Si dice euri, euri. Veramente, maresciallo, in Inghilterra ci sono ancora le scelline. Non è che... Marello, lo so benissimo che in Inghilterra ci stanno ancora le scelline. È un modo di dire, no? Quanto avete raccolto? 74 euri. Ah, mi senti, già non te si capisce quando parli normale. Poi te metti pure a confessare. E se per delicatezza, perché la signora può da lì entrare? Vabbè, allora... Visto che io sono il più alto in grado. Grado. A questi 74 ce ne aggiungo 16. Così fanno 100 che invecchia lì su un gabellezzo di 200.000 lire. Scusi, maresciallo, ma veramente 74 e 16 fa 90. Vabbè, sempre sono 180.000 lire, sì, no? Sì, però piano che le fermo sentir tutto. E tanto a lei dovevo da. Sì, ma la finezza vuole che i soldi si impustano, ricordatevelo. Si imbustano nella busta, no? Per spedirli? Ma no, per non offendere la persona. A me sto fatto che i soldi offendano è la prima volta che lo sento, Tortù. Tu che ne dici? Ma di che? Io gli ho dati perché mi fa pena. Pena? A me mi fa un effetto. Perché tutti guardano a me? Ci hai fatto venire in mente una cosa. Scusi, Marisciando, te la dico dopo. Noi altri non siamo abituati a vederla così. Io non avevo tempo per cambiare a casa, così ho portato vestita per serata al ristorante. Un ristorante! Ci arriscia la fama! Ignorante, francese! Che significa? Significa essendo puzza di fidanzati, ristoranti, il cenone con la champagne, qualche cotionza! La tromba! Ah, tromba nel senso buono, quella del veglione, peppere. E brava Miria, che zitta si va a divertire mentre noi stiamo qui di servizio. Se prende il vaporetto postale, può venire con me? Che goda accompagnare il signor maresciallo in terraferma? Lei permette, signor maresciallo? Io non parte, vestita così, perché il lavoro di osteria di Molo serve a tavola. E che fai, nuovo veglione, con quattro pescatori in bambina? No, c'è persone forestiere. Ecco. Hai fatto la prova del no! Mica sempre bocciai in matematica! Chi sarebbero questi forastieri? Io non so, gente di barca a vela! Velieri! Velisti, maresciallo! Si può dire anche velieri, è la parola antica, è anche più corretto, velieri! E che vogliono questi forastieri? Voglio una macarona, zuppa di pesce e frutta de mara! Ah, ho capito, gli mancava la gozza! Tortosa! Io stavo scherzando, maresciallo, è Natale! Cioè... Invece di fare lo spiritoso, dopo vai all'osteria e vai a dare un'occhiata a questi forastieri, personalmente! Agli ordini, maresciallo! Ah. Che? Che mi mette in mano un buon compagno anche da buon compagno di vizio? Chi? Voleva dare quella cosa alla signora? No, non mi sembra il caso, la signora vestita così poi non sono manco impustate, non si può dare non impustate. Poi la signora ci avrà fretta, no? Allora, buona fine e buon principio!
Ha trovato il nostro pensierino? Solda su Frigoria? Miria Taranenko non prende elemosina, io lavoratore comunista. E se ti piacevano tanti comunisti, ma perché non sei rimasto in Russia? Comandi, maresciallo. Perché a Russia non c'è più comunisti, solo capitalisti, puttani e napoletani. Giovanotti! Giovanotto! Serietà! Allora, quante volte ho detto che non voglio che si parli di politica qua dentro? Il carabiniere deve essere apolitico. Noi siamo super patres. Super patres. Come siamo noi? Super patres. Allora io posso di andare? Andare, buon anno. Buon anno a tutte. Ci vediamo dopo di domani. Oh, ne avessi azzeccata una. Ma dimmi la verità, Vicentina, l'italiano io lo sto insegnando a te? No, studia da sola. E se si considera il fatto che lei qua solo da 3 mesi, la impara bene? A confronto tuo che sono 30 anni che sta in Italia, pare la fia dei Zingarelli. Carabinieri, buonasera, desidera. Presto, mi fa sentire, ho bisogno di aiuto. Aperto? Aperto, sei aperto? Sì, aperto. Grazie, lei mi ha salvato. Presto, chiuda tutto, presto. Si calmi, signorina. Qui sei al sicuro? Mi dica cosa che sia successo. Lei deve aiutarmi, sono in pericolo di vita. Siamo qui per questo? Il nostro motto è aiutare e difendere. Ma quello non è il motto della polizia americana? Beh, è lo stesso. Anche noi altri che abbiamo il medesimo compito. Magari non abbiamo gli stessi mezzi, però in quanto a coraggio e negazione siamo sulla bocca di tutti. La mi dica in cosa te la posso servire. Senta, io sono in grave pericolo. Non mi posso fidare di nessuno. Forse nemmeno di lei. Ma scherza, signorina. Io sono un carabiniere. Sono pronto a dare la vita per difendere il cittadino. Figuriamoci una cittadina come Ela. Mi giura che non mi tradirà. Giuro. Qualunque cosa accada. Parola di carabiniere, aiutare e difendere. Bene. Presto, allora, mi arresti. Mi metta in camera di sicurezza. Ma non la posso arrestare, non l'ha fatto niente. Faccia conto che sia una criminale, su, mi arresti! Ma una signorina così bella come Ela non la può essere una criminale. Migo il sesto senso dell'investigator. Mi arresti, la prego! Non l'ha fatto niente, proprio non lo posso... Ecco, adesso ha fatto qualcosa. Su, presto, abbiamo poco tempo, la prego, mi arresti! Ma signorina, se calmi, uccidere. Benedetta, questo è un posto dei carabinieri! Oh, senti, ma che fa? Meni ai donne? Ma no, è che la signorina è... Chi è? Sua sorella. Sono sua sorella. Tu sorella! Mi hai giurato! Ma mi sono un carabiniere! Piacere, Francesca Pallotta. Brigadiere Mare... Pallotta? Ma che è di Roma, signori? Prima porta. Prima porta? No, prima portavo il cognome di mio fratello. Infatti mi chiamavo... Vicentin? Vicentin, ecco. Regolare, poi? Poi? Poi la gasposata è il Pallotta. Esatto, Pallotta è da sposata. Ah, perché è sposata. Sì, ma mi sono separata subito. Lui era così violento. Mi picchiava continuamente. Amenava? Dappertutto. Dappertutto? Anche sul sedere. Mamma mia, non c'è segrete. Qua. Guarda come gli ha gonfiato. Fortuna che ho un fratello carabiniere. Mi ha salvato la vita tante volte, sa? Lui è l'unico che riesce a tenere a bada quel pazzo. Vero, fratellone? Sì. Proprio un pazzo! Ma lui lo fa filare! Mi lo fa soffilar! Ma quando vi sentì che è una vita che non vai più in licenza? Per lettera! Per lettera! Certo, gli scrive tutti i giorni! Pure a lui! Ecco perché finisce sempre la carta! Vi sentì, ma tu c'hai un pezzo di... C'è una sorella così e non gli dici niente ai colleghi? Non mi piace di vantarmi? E poi... La signora, cioè, Ela... Chicca! Mi hai sempre chiamata Chicca, eh? Appunto, la Chicca è sempre stata fuori, in collegio. Sì, un collegio francese. No, ecco perché non parlo bene. Oh, lasci, che anche mi se non sto tainta parlo veneto, una cifra. Ma lei non sa come ci sono affezionato io a sto ragazzo? Siamo proprio come fratelli e lui. Come siamo io e te? Dillo, come siamo io e te? Come siamo? Fratellissimi! De più dei fratellissimi. Come siamo io e te? Siamesi!
Ma perché non mi hai detto che veniva? Chi? Ma come chi? Nostra sorella, no? Ma non lo sapevo! Non sapevo neanche davvero... No, non lo sapeva. Doveva essere una sorpresa. Una sorpresona? Mega la sa de stucco! Pensa come saranno contenti il maresciallo e Tortosa quando tornano. Perché? E come perché? C'ha mercenone pronto, il panettone, la tombola, poi da cosa nasce cosa. Ma tu come hai fatto ad arrivare sull'isola che il postale hanno rimandato indietro? Ero in barca con dei miei amici. Ah, i forestieri! Ma che so, de Roma? No, cioè è una storia un po' complicata. E se la e se il maresciallo sta arrivando? Ah, no, perché uno dei suoi amici tua giù all'osteria ha dato fuori de matte e sicuro che lo stanno a portare qua, capito? Presto, devo nascondermi. E lui? Chi? Il mio ex marito. Ma chi? Il pallotta, quello che te menava? Se scopre che sono anch'io sull'isola, mi ammazza! Oh, oh, guarda che sull'isola ci sono i carabinieri, eh? E con noi mica si scherza. Poi un finale c'è sempre tuo fratello. Sì, così ammazza anche mio fratello. Nascondetemi, presto! Ma tu non eri l'unico che sapeva tenere a bada a questo? Sì, ma per lettera. Dai, 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 nascondimi in camera tua, forza! Impossibile! Mi divido la santa con Tortosa. Non mi pare corretto che il collega la trova lì. Eh no, perché se te trova lì è via proprio un corpo, eh. Non mi pare corretto, manca a me. Beh, però, però te potresti sistemare in camera mia. Io sto da solo, siamo come fratello e sorella. Sì, presto, andiamo, 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 vabbè. Va, andiamo. Fratellino, ricorda il giuramento. Aiutare e difendere. Tutto a posto, Vicentino? Dillano che sei nessuno, a parte il brigadiere Marella. A che signi? Aiutare e difendere. Tortoso, ma che dici chi? A capirlo, maresciallo. Prego, si accomodi, così ci racconta tutto da capo. Signor? Arena. Come Arena? Arena come il pollo? Innanzitutto, dottor Arena. Giovano, Giovano! Qua non ci stanno né dottore né farmacista, perché di fronte ai carabinieri i cittadini sono tutti uguagli. Qua non ci stanno titoli perché noi non facciamo preferenze. Ma preferenze di che? No, no, perché tante volte uno pensa e che... E pensa si... male, pensa! Guardi che io non penso proprio niente. Si ricordi che mio nonno faceva il carabiniere? Ah, è un vizio di famiglia? Ed era orgoglioso, dice io sono un semplice carabiniere ma posso arrestare anche a sua maestà. Mi dispiace per lei, non ci sono più re da arrestare. Signor maresciallo? Anche noi altri avremmo l'autorità di arrestare chiunque. È logico. Anche il presidente Berlusconi. Se dovesse fare qualcosa di male. Ma è difficile. In quel caso noi interverremo. Voi? Arena, da quando è che sta sull'isola? Dalla notte scorsa. Cioè lei è stato un giorno intero sull'isola e io non ne ho saputo niente. Ma cos'è? Non creda a quello che dico. Quale domande le fa solo il maresciallo, Vai fuma! Sì, per fortuna non è ancora aureato. Perché? Fatta mia, indagine! Hai fatto la prova del nome, eh? Forse fuma la pipa? Sì, un archilè fuma. Allora ci vuole spiegare che cosa è successo in questa benedetta osteria? Cosa è successo? È molto semplice. Mi hanno derubato di una cosa preziosissima. Signor maresciallo. Che c'è? Che c'è? Sto come c'è l'interrogatore. Una parola. Gesù che? Sei. Molto bene, molto bene. Abbiamo su passaporto, no? Ma che c'è? E così tu ti chiameresti Arena? Certo, Arena, Arena. Arena come il pollo, maresciallo. Forse non vi rendete conto. No, forse non ti rendi conto tu. Dichiarare false generalità ai carabinieri è un reato molto grave. È molto gravissimo. Ma che te vuoi aspettare da uno che mena le donne? Come si permette? Lei è impazzito. Ah sì, mo il pazzo so io, eh. Ah, vi senti dire un po' qualcosa pure te? Aiutare e difendere! Insomma, mi spiegate cosa succede? Palletta! Palletta, cerchiamo di mettere le carte in chiaro, eh! Pallotta si chiama, signor maresciallo, sto violento! E sei di Roma! Ah, oh, di bene in meglio! Niente meno, tiene pure la fede di nascita falsa! Casta 100.000 euro, lì, lì! Pallò, vuoi parlare oppure ti devo far ammorbidire con una bella notte in camera di sicurezza? Ma che cos'è? Uno scherzo di Capodanno? Una candy camera? Un nuovo reality? È il mio cellulare! E non mi mette le mani addosso! E questo qua lo teniamo noi! Non azzardatevi a toccarmi! Giovano, giovanotto! Ricordati che i carabinieri non hanno mai torcato un capello a nessuno! Torto, casomai! Al telefono ci parli dopo, ma ci devi spiegare molte cose, caro dottore! Non mi chiamo Pallotta, mi chiamo Arena, Arena! Come il pollo! Ecco, adesso si chiama come il pollo, maresciallo! Ah, gondola sfonnata, gli vuoi dire qualcosa? Un po' è sempre tuo cognato, no? Ma cognato di chi? Mi senti? È tuo cognato! Ehi, sto parlando con te! Aiutare e difendere! A maresciallo,
A questa polenta gli è arrivata al cervello. Ma io non l'ho mai visto. State commettendo un grosso errore. Dite tutti così, Ma voi non sapete chi sono io? Io me lo aspettavo che prima o poi lo dicevo. Ma chi sei? Chi sei? Non potete trattarmi in questo modo! Oh, calmati, calmati, se no te meno io sul sedere. Oddio, è un incubo! Un incubo! Mi senti? È tuo cognato o no? Mi non so, non lo conosco. Ammazza, ma siete una bella famiglia. Ma manco tuo cognato conosci. Ci conosciamo solo per lettera. Ma io non lo conosco affatto. Io mi chiamo Arena, il Debrando Arena, e non ho nessun cognato carabiniere. Mi state scambiando per qualcun altro. Maresciallo, chiamiamo la moglie, così vediamo se lo riconosce e vediamo se dice la verità. Ma quale moglie? Quale? Ma la moglie che ha pallice, ma la troviamo, sta moglie. Maresciallo, abbiamo il telefonino, possiamo rintracciare il numero. Bravo, bravo, questo è spirito investigativo. No, Tortosa, non serve lo spirito investigativo. State là. Macchi! La moglie! Ex! La menava sto barbaro! Ma cosa dice? Ma chi? La sorella devi sentire, sta di là in camera mia, maresciallo. In camera tua, una civile in camera tua! Maresciallo, perché siamo affezionati come fratello e sorella, ho fatto sistemare. La sorella devi sentire! Maresciallo. Ma questo conosce a tua sorella? Solo per lettera, cioè da poco! Ma io non ci sto capendo più niente, mi state facendo una scipata! No, Maresciallo, non si arrabbi, era per farmi una sorpresa, per cenone, hai capito? Ma sto violento la rovina tutto! Ma non se mena alle donne, svergognate! Ma è completamente folle! Tenetemelo lontano! Ma, Vicentine, ma tu per davvero c'è una sorella sta qua? È una donna regolare? È logico, se n'era un fratello, no? Vabbè, ma no, tanto sei dietro mia! No, devi venire, per cortesia! Dottor Arena! Signorina, ma chi ci sa lei? Fermi un attimo! Ma questo non è il Pallo Pazzotta? Pallo Pazzotta? Il pazzo Pallotta! Tuo marito, quello che te menava su... Marella! È per spiegare, maresciallo. No, il dottore è il mio principale. La signorina è una delle mie segretarie. Ma allora questo passaporto non è falso? Certo che no. Lei lo riconosce? Cosa fa? Lo riconosce? Il dottore è uno dei massimi dirigenti della Entemol. Ma benedetto Cristiano, ma perché non l'ha detto subito la Entremol, quel dei materassi? Noi guardiamo la pubblicità che sta mastrando in televisione un pianeta, è bellissimo! Ma no, quella che si occupa della ricerca sulla propulsione nucleare! Esatto, la processione nucleare, una processione che fanno vicino a Napoli, l'ha già viste? Piuttosto, signorina, che diavolo ci fa lei qui? Una coincidenza, sono venuta a trovare mio fratello. Suo fratello? Così lei ha un fratello carabiniere destinato su quest'isola. Vede, dottore, io so tutto di lei, ma ci sono tante cose che lei non sa di me. Saluta il dottore! Fortunatissimo, Visentin! Visentin, ma lei... È una storia un po' complicata, sì, vede, sì, perché la sposa ha un pazzo! Uno che la menava sul cugno! Proprio sul cugno, maresciallo! Ha capito, dottore, mi sono mortificato, perché, insomma, noi l'abbiamo scambiato per sto palletta, capito? Pallotta, maresciallo, vabbè, pallotta! Sono inconvenievoli di chi intacca, capito? Di chi? Chi intacca, chi è soggetto alle indagini, è soggetto a questi inconvenienti. Quindi lei praticamente non è pazzo. Lei non è pallotta. Ma io mi chiamo Arena, come glielo devo dire? E di sicuro il pazzo qui non sono io. E allora perché all'osteria stavi a strillare come matto? Perché mi hanno rubato un computer che contiene dei dati vitali ed è successo per forza all'osteria. Che dati, dottore? Se è qualcosa di lavoro, magari posso esserle di aiuto. No, sono i dati di navigazione della regata. Senza quel computer sono tagliato fuori. Ma quindi lei è un velino? In che senso? Sta facendo la recata. Ah, certo. Sì, sono un veliero. Io come la cista giritissa e veliero, proprio l'aspetto del veliero. Ma scusa, benedetto Cristiano, ma uno smartphone un computer indo all'osteria, ma come sarebbe fatto a rubare un computer? Maresciallo, ma quello sicuramente era un portatile. Allora ha sbagliato, mi perdoni, lei ha sbagliato, perché lei ha detto un computer, invece doveva dire un portabile. Con i carabinieri vi dovete esprimere bene, vi dovete dire correttamente le cose, un portabile dovevo dire. Allora adesso stendi la denuncia. No, nessuna denuncia. Voi siete assolutamente su quest'isola. Con questo mare nessuna barca può essere salpata. Hai ragione, signor maresciallo. Il computer deve star sicuramente sull'isola. Sei elementare. T'ho detto che dovevi passare l'investigativa. L'importante è che salti fuori. A costo di cercare in ogni casa. E certo, mo se mettiamo a perquisire tutta l'isola. C'è poco da fare dello spirito.
Quel computer contiene dei dati importantissimi. Vabbè, ma lei ci avrà un backup di questi dati, no? Sì, un 3 seghe. Backup, si dice backup. E no, purtroppo non ce l'ho. E lei mi ridia il mio cellulare. E tanto qua c'è sta campo. Questo prende, è un satellitare. Vabbè, comunque stia tranquillo perché il computer lo troviamo, perché l'isola è completamente sotto il mio controllo, quindi non è che... Aspetta un momento. Fatemi capire una cosa. La signorina è fratella di Vicentino, pardon, è sorella di Vicentino. È sposata col pazzo e contemporaneamente è la segretaria del dottor Pallotta. Arena, gliel'ho detto mille volte. Certo, è una coincidenza un poco strana. Tutti qua la notte di Capodanno. Ma pare un film giallo, ma pare. Tu che ne pensi, Marella? Io sono contento, maresciallo. Almeno non passiamo la serata da soli. Poi, se lei permette, potremmo invitare pure il dottore, che è il principale di nostra sorella. Di vostra sorella? Beh sì, loro sono molto legati, quindi per proprietà transitiva. Maresciallo, io come l'ho vista ho sentito subito il richiamo del sangue. Ma state zitto che ha sentito il richiamo dalla foresta. Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. Questo diciamolo dopo aver trovato il mio computer. Tranquillo, lo troviamo, a costo di girare a piedi per tutta l'isola. Un'altra volta. Vabbè, visto che la signorina si ferma a mangiare con noi e io lo so solo in questo momento, non mi dicite niente. Allora, se il dottore ci vuole fare l'onore... No, la ringrazio, è meglio che stia al porto, nel caso dovessi rinforzare gli ormeggi. Beh, per forza, quando si è velieri. Certo. Senta, devo darvi i dati del computer e la descrizione della borsa. Mi raccomando, la borsa non va assolutamente aperta. Sì, ma potremmo far tutto domani mattina, eh? Tanto non è che se mettiamo a cercare la borsa stanotte. Cioè, se è 9, noi addirittura dovremmo chiudere. Ma perché? I carabinieri chiudono? No, sa che cos'è? L'isola è piccola, in inverno siamo 4 cani. Però c'è il campanello per l'emergenza. Ah, come in farmacia. Ma questo sia un posto tranquillo. È sotto sedativi. Non succede mai niente. Fino a questa sera. Vabbè, dottore, se proprio non vuole rimanere con noi, tanti auguri. Auguri, signorina. E auguri anche a lei, capitano. Ma fatto capitano, io sono maresciallo in comando, ma maresciallo. Però l'aspetto del capitano c'è. Ma sai, ma è Luglio! Ma che è? Luglio! Oh, ma che sei? Ma che avete arrestato? Ma perché? Oh! Luglio assassino! Oddio, no, un'altra pazza! Ma ti vuoi calmare? Ma ci spieghi che è successo? Io ho visto lui che buttava persone in mare. Visto con mia occhia! Ma ditemi che è uno scherzo! Ma sono sicuro, è Luglio assassino! Ma non è possibile! Ma dove stai? Zitto, che ha figure... Stai zitto! Ma non è possibile! Ma questa qua è una persona per benissimo! Ma sai chi è questo qua? Questo qua è il dirigente di una grande industria! Questo qua è il dottor Pallotta! Arena! Dunque, ricapitoliamo dal capo. Tu hai visto il veliero no, che... No, è veliero. È barca con un albero. Il maresciallo intendeva dire il velista, il dottor Arena. Si può dire anche veliero. Comunque non voglio fare polemiche impulse. Come? Non voglio fare polemiche e basta. Ogni cosa da chiacchierare da mettere... Vabbè, facciamolo contento, se no si piglia gol. Tu hai visto il dottor Arena che buttava a mare una persona. No, persona viva. Lui buttare corpo morto. Ma allora è normale, il corpo morto è proprio una cosa tipica delle barche a vele, come il mezzo barcaiuolo. Mezzo marinaio, maresciallo. In napoletano si dice mezzo barcaiuolo, è proprio la parlata della gente di mare. Come bastone col gancio si dice mezzo marinaio. Se non sai i termini marinieri, non parlate, dici mezzo barcaiuolo, ma marinare, mo, dove andare. Era corpo di persona, avvoltato in plastico, persona umana. E dove l'avrebbe buttata sta persona umana? In mare. Sì, ma il posto, il luogo, la località. A Punta Anzi. Ah, lo sta, sta Punta Anzi. Sì, la tosse. Punta Asino. Mare, l'abbiamo capito. È per spiegare, maresciallo. È uno per spiegare, da spiegare che il ricchio. E tu che ci facevi a Punta Anzi? Andavo a osteria senza fare giro. Pioveva molta acqua. E che doveva piovere? Vino? Per questa tua storia, noi siamo ancora qui, senza cena. Marella! Mi perdoni, maresciallo, è Capodanno. Il nostro è un mestiere di sacrificio. Noi carabinieri siamo la spina dorsale dell'Italia. Maresciallo, col suo permesso, qui a forza di fare la spina dorsale dell'Italia, a me mi è venuta la scogliosi, mi paro Rocky, mi paro.
E perché? Perché c'è una fame che mi spiezza in due. No, so io che ti spiezzo in due se interromperà la volta di posizione. Dunque, per concludere, scrivi. Dichiaro, sotto alla mia personale responsabilità di aver visto il dottor Areni che buttava in mare presso Alino un corpo apparentemente privo di vita. Una bella firma e te ne vai a casa. Hai scritto? Un corpo appartenente. Appartenente a chi? Che ne so, maresciallo, lei mi ha detto un corpo apparentemente privo di vita. Ah, come un pupazzo, cioè tutto. Mi scusi, e che ha fatto dopo? Fatto pluff, è andato subito fondo. Ma no, pupazza, Areni, che cosa ha fatto? Lui ha preso una valigetta e è andato verso osteria. Sarà quella del computer suo, maresciallo. Potrebbe essere, no, potrebbe non essere. Era suo. Secondo me valigetta era di persona morta, lui ha acciso per prendere. Ma che ne sai tu? Mio intuito di donna di est. Già, ma ti rimanga da Cristo col corbacco. Tu devi dire le cose che hai visto, non le cose che hai intuito. Io ho detto quello che hai visto. Maresciallo? Che c'è? Certo che sta cosa è strana forte. Ma ci vogliamo ragionare a mente fresca? Faccio due panini, anzi tre bei paninazzi, uno pure per la sorella degli sentiti. Ma che panini e paninazzi per i panini fa? Comunque ora io devo andare. Venuto solo per avvisare. O torno subito a osteria o pagare voi serata. Pagare noi serata, firmare di posizione e battente, pagare noi serata. Voi ora arrestare lui? No, no, niente arrestare. Ma dovete arrestare? No, no, bisogna prima intaccare, poi... Poi mangiare e dopo panettone, dopo sfumato. Maresciallo, non è che si può arrestare uno così senza indizi. Questa tua storia è una cosa calcata in aria. Senza il corpo noi abbiamo le mani legate. Bisogna guardare fondo de mare. Già, ma facciamo venire la sommergibile, facciamo venire quando è bello Parigi. Senti, tu sei sicuro di quello che dici? Perché guarda che in Italia con queste cose non si scherza. Mio paese non si scherza con nessuna cosa. Beh certo, ci avete poco da scherzare. I comunisti mi hanno levato la sede col presunto. Marella. Mi perdoni, maresciallo, ma quando ce l'ho, ce l'ho. Questa mi offende, è un paese serio come l'Italia. A proposito, i panini li faccio col prosciutto, maresciallo. Basta con sti panini! Ah! Ma tu, Arena, l'hai visto proprio in faccia quando buttava a mare il pupazzo? A Punta Asina, no. Però ho visto bene dopo, a osteria. Ma allora come fai a dire che era lui? Marella, qui le domande le faccio io. Comandi, maresciallo. Ma allora come fai a dire che era lui? Per Giaccona. Su isola solo lui ha giaccona di quel colore che fosforisce. Effettivamente, maresciallo, su Ginestra non si è mai visto un giaccone così, eh? Effettivamente è abbacinellante. Offende l'occhio. Allora io posso di andare? Andare. Ui. Però rimani a disposizione e non ti allontanare dall'isola. Peccata. Io volevo andare a Monte Carlo con mia aereo privata. Senti, fai poco la spiritosa, capito? Italianzi, siene a brasovani, cialopa, niente! Guardami! Stai attento a quello che dici, perché io capisco tutto! Perché russo e napoletano sono tale e quale! Marescià? Che c'è? Ma davvero avete capito quello che ha detto? Allora. Tutto! Le parole grandi, se chi fai, che il piccirello su il pezzo. Glielo ho detto per farla mettere paura, va bene? E pensi come se sarà spaventata, maresciallo. Ah. Speriamo che non gli prenda l'infarto. Fate vedere. Mamma mia, che meraviglia! Oh, c'hai un fisico perfetto per l'arma. Te dovresti arruolare. Con te il comando risparmia pure sulle armi. Perché? C'hai ste bombe, c'hai. Marella, ma sei impazzito! No, maresciallo, nel senso figurato, cioè. Lasci, lo so che scherza. Mi sono messa la tuta di mio fratello per stare più comoda. Spero non vi dispiaccia. No. Anzi. Ma chi è che si è spaventata? No, è una tattica del maresciallo per gli interrogatori. Uno fa il buono e l'altro fa il cattivo, così il soggetto si ammorbidisce. Una tecnica nuova. No, sempre questo la insegnerà anche in accademia. Lei ha fatto l'accademia? Quasi. Scuola allievo sotto ufficiale, signori. Molesti a parte, c'avevo tutti 10 e lote. Pensi che il corso mio, anno 71, si chiama proprio Corso Sicchietta, perché prende il nome dall'allievo più meritevo. Corso Sicchietta? Pensi ai colleghi suoi come gli erodeva che il corso si chiamava così.
No, nel senso che non si chiamava come loro, maresciallo. È logico, pensi che un collega mio, Pelletti, che è arrivato secondo, era potuto andare ancora in soffro. E il primo Sicchietta, il secondo Pellecchi, ha proprio un corso fortunato, eh? In che senso? No, se immagini gli altri come si potevano chiamare, maresciallo. Giusto, dove sono tutti gli altri? Tortosa e suo fratello sono andati a accompagnare al porto perché doveva forzare gli ormeggi. Forzare gli ormeggi? Roba de mare, signorina, non pretende che lei capisca. Comunque tornano subito perché a quest'Arena lo voglio interrogare. Ma questo dottor Arena, lei lo conosce bene? Sono 3 mesi che lavoro con lui. Gli sto vicina giorno e notte. Giorno e notte? Nel senso che sono una sua stretta collaboratrice. Molte sere facciamo le ore piccole in ufficio. A volte si salta anche la cena. Di mamme. Marella! Comandi, signori. Questa Arena, lei lo conosce bene, dico, nella vita privata. È una persona per bene. A parte il fumo è un uomo senza vizi. Apparentemente irreprensibile. E con lei è stato sempre corretto? In che senso? Cioè, non ha mai fatto come il Pallotta che te metteva le mani addosso. Marella! Maresciallo, ha messo fatto che il Pallotta gli metteva le mani lì per far ribollire il sangue. Maresciallo, mi perdoni, che io ci soffro. Quindi lei esclude che questa Arena possa aver buttato a mare una persona? Nella maniera più assoluta. Eppure ho fatto lo computer, secondo lei ha detto tutta la verità? No, perché tante volte uno per farsi risarcire dalle assicurazioni, simila. Signori, stanno tanti assimilatori in giro. Andiamo. Lei ha voglia di scherzare. Il dottor Arena è un uomo molto ricco. Come amministratore delegato della Entemol guadagnerà 1 miliardo l'anno. Signori, guardi che anche noi sottufficiali dei carabinieri guadagniamo molto bene. Magari non così. No, un po' di meno, maresciallo. Sì, un po' di meno. Parecchio meno. Vabbè, ma il miliardo sarà lordo, noi pigliamo tutto al netto. Certo, senza tara, maresciallo. Quindi, secondo lei, Miria, la donna delle pulizie, ha preso, diciamo, lucciole per lambrette? Lucciole per lambrette? Sì, quando uno si sbaglia che prende fischi per frasche, ha capito? Forse si è inventata tutto. Perché doveva fare una cosa del genere. E chi può dirlo? Voi la conoscete bene? C'ha ragione, maresciallo. Ma noi che ne potevamo sapere? In fondo quella è sempre una comunista, no? Marella, quante volte ti ho detto che non voglio questi discorsi di politica qua dentro? Comandi, comandi. Meno male, va, questi sono loro. Eri preoccupato? No, è che c'è una fame che non ci vedo più fuori dall'occhio. Ma tu c'hai sempre fame. Maresciallo, col suo permesso, io posso dire pure in russo. Io tengo una fame esagerata assai. Visto che il russo e il napoletano sono la stessa cosa. Dottore, tutto bene? La matta è andata via? Sì, la figlia di Corba ci ha fatto tornare al Cremlino, mo potevamo pure mangiare. No, non possiamo mangiare, perché questo comunista no, fa delle accuse molto gravi, caro dottore. Ha detto che l'ha vista lei, che buttava a mare una persona da punta asino. Maresciallo, mi perdoni, lei è una persona intelligente. Chi? Lei. No, lei chi? Lei. E allora mi spieghi come avrei fatto da solo a buttare un corpo in mare, per di più da punta asino, che è così scoscesa? Ma c'ha ragione, maresciallo, non mi pare che il dottore è il tipo di fare una cosa così scoscesa. E poi chi avrei buttato, scusi? Una sirena? Una chimera? No, chi era non l'ha detto, caro dottore, ma sta andando a questione. La signorina Miria l'ha riconosciuto, ma l'ho fatto oggi un botto. Da che cosa? Oggi un botto, dottore. Andiamo, l'estimo. L'estimo? Oh, Giumbat, chi stucca, dottor, converrà con me che è difficile che ce ne stanno 2 uguagli, eh? 2 no. Guarda, c'è poco da ridere. C'ha ragione, signor maresciallo, io non so come si fa ride così, a stomaco vuoto. Quei giacconi sono quelli ufficiali dei partecipanti alla regata, ne avranno distribuiti almeno un centinaio. Chissà cosa ha creduto di vedere quella poveretta. Poi al buio e sotto la pioggia. Ma andiamo, maresciallo, un uomo come lei non si lascerà influenzare dalle visioni di una povera pazza ucraina. Un momento. Lei come fa a sapere che quella è ucraina? È dall'accento, è tipico di Kiev. Lo capirebbe anche un bambino. Il dottore parla il russo perfettamente, insieme all'arabo, e non so quante altre lingue. 16, per l'esattezza. Signor maresciallo, mi perdoni se intervengo, ma un signor che sa così tante cose non la può essere malvagio. Lo dice anche la mia mamma. Chi sa e il mal non fa. E beh, se lo dice la madre devi sentire. Oh, guardi che nessuno sta accusando il dottore. Ci mancherebbe altro. Io sto intacando. Che sta già fa l'intaccio nel mio mestiere? Non sappiamo se Miri ha detto la verità, se si è sbagliato.
Ho capito subito che lei aveva fiuto. Dottore, guardi che comandare un'isola come questa non è mica una guasquaglia. Che? Una sciocchezza, una bazzecuola. Io la posso capire bene, sa. Essere dei veri capi ci rende soli. Soli al timone, caro maresciallo. Oh, no. Mentre la vita degli altri dipende con... La No, carità. Ma come? No. C'è un bel alloggio di servizio, tre stanze, bagno, cucina, pure termosifone, dottore. Ma mangio spesso con i ragazzi e poi, dottore, una serata come questa non me la sono sentita di lasciarli da soli. Essere dei veri capi anche questo. Udimono, dottore, udimono. Posso fumare? No, mi dispiace, ma qua dentro non si può assolutamente fumare. Sai che cos'è? Mi dà fastidio che la tappezzeria si infregna di tabacco, proprio sento che... Sono nemici, oh. Sinceramente. Ma che stavamo dicendo? Che non se la sentiva di lasciare... Esatto, dottore, esatto. Beh, pensi che io ho rinunciato ad andare in terra ferma? Oh. Veglione al circolo ufficiale della Marina? Speriamo solo che non se la siano presa. Perché era un po' l'ospite d'onore. Ah, lei era l'ospite d'onore? Sai che cos'è? I marinai sono come i ragazzini. Con me si divertono perché racconto barzellette a gente da continuo. Anche quelle sui carabinieri? Le so tutte! Dica tutte, le so tutte! No, Giacomo, da unica, è troppo bella. Perché i carabinieri portano le manette sotto al berretto? Per arrestare la caduta degli amici! E capito, Luca? È bellissimo! Io non l'ho mai portato così! A me mi fa scompisciare! Io mi domando, ma chi se la inventa? Magari i carabinieri stessi. E potrebbe essere, perché nell'arma c'è molta inventiva. Oh. Ho fatto un panino con panettone, Nutella e fichi secchi. È buonissimo, dovresti assaggiare. Ha ragione, l'inventiva non mi manca. Bene, io la ringrazio ancora molto per l'ottima cena. Oh, dottore, siamo noi che ringraziamo lei perché i ragazzi sono stati molto contenti, è stata una cosa bellissima. E se sua sorella vuole venire con me, posso ospitarla in barca, è riscaldata. No, la signorina la faccio sistemare nel mio alloggio e io, da buon gentiluomo, mi arrangerò in caserma. Ma dove sta tua sorella? La chicca la sei in cucina, l'ha detto che vuol fare le faccende e Tortosa è stato così gentile che le vuol dare una mano. Lo so io dove gli vuol dare una mano, ma adesso la vado a controllare. Voglio, fa una cosa, va. Pigli tutta la roba di tua sorella e portala a casa mia, di. Che se sono chiacchia? Va. Prese! No, sa che cos'è, dottore? Sì. Una caserma non è mai un luogo adatto a una signorina di buona famiglia, perché dottore, sotto la divisa, siamo sempre uomini e l'uomo si sa, pum pum. Oh. Prego? No, dico l'uomo è cacciatore! Certo. Bene, allora io la saluto. No, io devo dare il calendario, dottore. No, non vorrei che se ne privassi. Ci tengo assai, sono ricercatissimo. Questo è fatto tutto di oro zucchino, è una cosa meravigliosa. Quest'anno è sicuramente il mio computer. È una cosa troppo bella, dottore. No, se sbaglia, se quello della signorina Chica. Ma no, è proprio il mio. Vabbè, magari è come nei film, saranno tale e quale. Ma no, guardi, ci sono anche le iniziali, guardi. La si è scritto Dia. Esatto, dottor Ildebrando Arena. La signorina si chiama Pallotta. Pallotta? No, sì. Beh, da ragazza si chiamava Visentin, poi la che sposai Pallotta. Si chiama Berardi. Come Berardi? Incredibile. Me l'aveva quasi fatta. Non si può l'accusare natosa per dolettere, ciò? Ma cosa dice? Dottor, ma lei è sicura al 100%? Nella maniera più assoluta. Come se possibile sto fatto? Sarà una coincidenza, no? Un caso. Ma che caso è coincidenza? Me l'ha preso all'osteria. Cosa che intende per preso? Cosa intendo? Che me l'ha rubato. Ma allora questo è ninfomane! Ma che ninfomane? Tutto al più cleptomane. Esatto. Mi sono confuso perché stanno le mani a tutte e due. Le mani? Ninfomana, cleptomana. Tutto quello è una malattia, non se ne accorgono, lo fanno senza accorgersene. Stia tranquillo che se ne accorta. Adesso ho capito tutto. È venuta sull'isola apposta, mi ha seguito all'osteria. Ecco perché aveva la tovaglia. Vai a chiamare tua sorella che in questo affare voglio vederci... Dottore, ma che fa? Lei deve fare la denuncia, no? No, non voglio creare nessuno scandalo. Quando rientro a Roma gliela faccio pagare io, non si preoccupi. Ma non controllo nemmeno se è tutto in ordine. Non lo tocchi! Il computer è delicatissimo. Ma chiama tua sorella, ti ho detto. No, non voglio assolutamente vederla. No, dottore, io sono mortificato. Mi dispiace che questo inguacchio si è verificato proprio sulla mia isola. Non si preoccupi, non è certo colpa sua. L'importante è aver recuperato questo. Io vado, ne approfitto che il temporale è passato.
Addio! Dottor, un calendario, un calendario! Dottor, chi sta in campo shop? Ci sono cose in su! Dottor! No, no, non mi guardare! Non mi guardare, ti devi rassegnare! Ogni famiglia c'è la sorella ninfomana! Cleptomana! Non la sei mia sorella. Oh, ma non è tua sorella? No. Ah. È sorella Marella, ma si spiega perché è Mariola. No, io e il brigadier Marella sei la prima volta che la vediamo questa sera. E perché hai detto che era tua sorella? Mica ha fatto giurare di aiutarla. Perché la già era in pericolo capitale. Era inseguita dal pazzo Pallotta, quello che la bastonava sul Santissimo. Ma che sei impazzito? Se sei impazzito, siamo impazziti. Marella! Marella! Comandi, signor maresciallo, comandi. È vero quello che dice questo deficiente? E che ne so, maresciallo, dalle miniere di cazzate. La ragazza che sta di là l'hai conosciuta stasera? Sì, maresciallo, ma me so rifatto. Pensi che si siamo mangiati la Nutella con lo stesso cucchiaio? Oh, ma che sei gelosa di tua sorella? Mi dispiace molto, brigadier Marella, ma quella non la sei mia sorella. Mi son figlio unico. Mi pareva troppo buona per essere tua sorella. Ma sei un'impostora, una ladra. È lei che si è rubato il computer, no, del dottor Re. Sì, hai capito? È stata tutta la serata a ridere e scherzare con che la faccia è bronzata. Ma caga, la faccia a cavangelista, proprio la faccia è bronzata, Catri. Che vergogna. Che disgrazia. La mia famiglia si è disonorata per sempre! Ma disonorata da che se manca tua sorella? Ma come che ho fatto? Come che ho fatto? Poiretto mio! No, 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 vi senti, sta no, bene! No, 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 va, va, va bene, va bene, va bene, va bene! Solo che la sta attaccando, l'ha fatto! A così si fa male, a così si fa male, perché ha fatto una cosa troppo grave! Ma grave di che, signor maresciallo? Ma hai capito che è una ladra? A me mi ha rubato il cuore, maresciallo. Guarda, stai attento perché tu ci sei dentro fino al collo! Oh, hai fatto una cosa gravissima, una cosa da carcere militare! Avete fatto entrare dentro una postazione strategica, una civile non autorizzata! Questa potrebbe essere anche la terrorista! La terrorista! Invece di piangere come un deficiente, vai di là e chiama Tortoso senza fartene accorgere, capito? Mi sono pronto a dare la vita, ma mi dica cosa devo fare, cosa, cosa? Devi andare a chiamare Tortoso, deficiente, te l'ha detto. La terrorista! Marella? Comandi, maresciallo. Qua ci vuole un piano. La dobbiamo immobilizzare. Ce penso io, maresciallo. Afferro per le spalle. Ta! C'è una panza che è una ventosa, andò a pettetti. Ma che gli è successo? Mi sentivo che gli è morto il gatto. Fai poco lo spiritoso, è successa una cosa gravissima. Molto grave. Maresciallo, vado della vado a controllare sto scemo se dovesse fare. Ma come volete spiegare pure a me quello che è successo? Abbasso sta voce, abbasso sta voce, trombone, no, trombone. Abbasso sta voce! La sedicenne signorina Francesca. Ma quale sedicenne, maresciallo? Quello c'ha più di 30 anni, c'ha... Ignora. Sedicenne nel senso che si finge quello che non è. Ah, sedicenne in quel senso. Beh. La signorina Francesca con i suoi begli occhi a nocciolina ci ha preso in giro tutta la serata. Lei non è affatto la sorella di Visentino. Vabbè, ma meglio per lei, maresciallo. E in più è una grandissima mariuola. È lei che si è rubato il computer del dottor Pallotta!
Ma scusi, maresciallo, ma Pallotta non era il marito quello che amenava sul coso? Arei, non mi fai confondere, che non stavo c'è trumbori, c'è tutto si passare. Hai capito che è una delinquenta? E io me la stavo mettendo dentro casa, me la stavo mettendo. Vabbè, bisogna vedere sempre se ci veniva, maresciallo. Ma che hai capito? Questo succede quando uno ha la guardia troppo bassa, la taglia troppo bassa, guarda. Vabbè, certo, tanto arta un po' essere. E comunque che qualcosa dell'offio c'aveva, perché mi sfuggiva sempre con lo sguardo. Maresciallo, io le donne ci capisco. Mi dispiace perché io me ne dovevo accorgere. Perché ho letto pure il libro per riconoscere la forma del cranio dei crimini. Amore, abbassa sta testa. Ah, si tiene proprio la forma del cranio dei criminali. Proprio perfetto. Maresciallo, ma lei che c'entra? La cazzata l'ha fatta Vicentina a dicchia la sua sorella. Grande, ecco. L'ha fatta. Ma che, si è giocato il posto? No, vabbè, maresciallo, ma possiamo vedere Ma noi siamo i carabinieri, non fa romano con quelli, ma non possiamo vedere. Che la data tagli che la mano, possiamo vedere. Ogni cosa con sta mano, i romani, vediamo te. Diamo sta mano a me, ma paga del niente. La cosa proprio, non c'è romano, mannaggia. Ho capito, ma a sta Francesca la dovemmo proprio arrestare. Ma contro di lei non c'abbiamo niente senza la denuncia per furto. Ma non può essere che ha fatto per fare uno scherzo? Sì, ho scherzo. Questo ci ha raccontato un mucchio di fantonie. Noi dobbiamo capire perché ha dichiarato una falsa identità. A che? Falsa identità, un nome falso. Ho capito. Vabbè, ma boh, che famo? La cacciamo via la notte di Capodanno, maresciallo? Passamoci una mano. La potremmo mettere in camera di sicurezza per accertamento. No. Anonimo. Ma non è che state complottando uno scherzo ai miei danni? No, perché questi due sono molto strani, hanno fatto di tutto per tenermi in cucina. Dov'è Arena? L'avete messo in camera di sicurezza? Beh, che succede? Non avete digerito il panettone? Ma che avete? Fratellone, anche tu ce l'hai con me? Sì, inutile! Basta questa commedia! Sanno tutto! Ma come? Aiutare e difendere! Sei venuto meno al giuramento! Sì! Ma a me il giuramento l'ho fatto con una persona onesta! Non con una mariuola! Ma che dici? E sentiamo un po' che cosa mi avrai rubato! Signori, la sua posizione è molto delicata! Ci basta un documento di identità! Che? Un documento di identità! Ci mostri la patente! Va bene, avete vinto! Non sono la sorella di Vicentino! Ma non mi sembra il caso di dover inscenare un processo! Al mio paese, a tutti i mariuoli si fanno processo! E non sempre, a maresciallo! Silenzio! A Napoli sono più i mariuoli che stanno fuori, maresciallo! Ho detto silenzio! Ehi! Lei ci deve spiegare perché ha architettato tutto questo papocchio e soprattutto come ha fatto a convincere Vicentin, che è un ragazzo onesto, a dire tutte quelle bugie. Beh, non è stato molto difficile, anzi, mi sentivo anche in colpa. Sembrava di rubare caramelle ad un bambino. Ninfomane. Signor maresciallo, mi perdoni? Questa è tutta colpa mia. Lei mi ha sempre trattato come un padre, me l'ho delusa. Non sono degno di fare il carabiniere. Non sono degno di sta divisa, non sono degno. Non sono degno di te, a Vicentin. Se sbaglia pure Rambo e qualche volta ci sbagliamo pure noi carabinieri. Qualche volta? Dai, calmati adesso, non è successo niente di grave. Non mi tocchi con quelle mani da casa ladra! Signor maresciallo, chiedo il permesso di allontanarmi. Ma dove devi andare? Chiedo il permesso di allontanarmi urgentemente. Avanti, permesso accordato. A nuovo! Vicentino! Oh, quando vai in manica di camicia con sto freddo? Io dovevo andare al veglione al circolo ufficiale. Guarda che capodanno ha già passato. Va a pigliare su da Vicente, va a chiappare su da Vicente. No, fermo. È meglio lasciarlo sfogare. Il suo orgoglio è ferito. Ma che fate? Anche gli ordini adesso. Cammina, va. Non mi dà pure le ordini. Sta gazza ladra! Ma lei si rende conto di quello che ha combinato? Ringrazio il dottor Arena che non ha denunciato per il furto del computer. Ah, perché voleva anche denunciarlo! Ehi!
Lei ci deve spiegare chi è e soprattutto che cosa ci fa qui. Non urli. Sono qui per servizio. Sì, per fare il servizio a quel poveretto. Meno male che ci siamo noi. Sono un tenente dei carabinieri. Sì, bumba. Sì, avete capito bene. Ho il tesserino nella borsa, vado in camera a prendere. Lei non va da nessuna parte, la sua borsa sta qua. Che ci fa qua la mia borsa? Suo fratello la stava portando a casa mia quando il dottor Arena non ha dato il computer che lei si era provoliata. Non mi direte che gli avete consegnato la valigia. Tenente, io sono mortificato. Noi non potevamo mai immaginare. Lei è così. Così cosa? Così. Cioè, maresciallo, ma davvero è una collega? Mamma mia, proprio come in televisione, maresciallo. Però il fisico ce l'ha, eh? Quando ero sotto copertura le potevo permettere delle libertà. Adesso che sa chi sono, la pregherei di rispettare il mio grado. Comandi, signor tenente. Allora, non mi avete risposto. Dov'è il computer? La valigetta del computer. Ah! Dici come la valigia, che piccola nera. La roba messa, sa. Ah, no! Abbiamo dato alla dottora Arena. Cioè, gliel'avete consegnata così, senza nemmeno controllare quello che c'era dentro. Era sua. Ci stavano pure le cifre sopra. Le cifre? Le iniziative. Avete mandato all'aria 6 mesi di lavoro! Coperture, appostamenti. Adesso quel vigliacco farà sparire ogni prova. Questa era l'ultima occasione per incastrarlo. Mi scusi, signor tenente, ma che c'è stava di così importante dentro sto computer? In quella valigetta non c'era un computer. C'erano 300 grammi di plutonio 244. Plutonio? Una droga fortissima, maresciallo. E che si fa, si inetta o si fuma come la shish? Sì, si beve. È una sostanza radioattiva, sufficiente per fabbricare 3 bombe sporche. Ah, perché sanno pure le bombe pulite. Che ne so, maresciallo, visto che le bombe sono diventate intelligenti, capace se lavano pure. Arena è un trafficante internazionale. Fino ad oggi avevamo soltanto dei sospetti, ora potevamo prenderlo con le mani nel sacco. In quella valigetta c'erano i 3 contenitori rubati nel laboratorio di Zmenogorsk. Oh, i cosi Zmanzomanor, Zmenor, dai che l'hai letto anche tu. Zomanorg, Zobrge. È un famoso laboratorio russo. È un famoso laboratorio russo. Arena era sull'isola perché doveva ritirarli da un pescatore locale che fa da tramite. Un pescatore che fa la trana? E chi è questo? Non lo sappiamo, purtroppo. Sapevamo solamente che lo scambio doveva venire su quest'isola. Poi lui, con la scusa della regata, avrebbe portato quella roba chissà dove. Quindi era il pescatore della trana che tenevo plutonio. E che fine ha fatto questo pescatore, signor tenente? Temo che Arena, per non avere testimoni, lo abbia mandato a far compagnia ai pesci. Oh, pupazza! Cosa? No, quello che diceva Miria, quello tutto... Mi scusi. Adesso che si sente scoperto, sicuramente andrà a largo. Butterà tutto in mare e nessuno potrà più incriminare. E noi lo possiamo fermare, chiamiamo la Marina, che li sono amici miei. È inutile! Prima che arrivino qua sarà punito come un bambino. Puoi pensare che sono stata io che vi ho coinvolti? Se solo foste stati un po' meno imbranati! Signor tenente, mi perdoni, noi saremo anche imbranati. Ma io, maresciallo. Ma se lei si fosse fidata della nostra professionalità, tutto questo non avrebbe successo. Se i carabinieri non si fidano manco più dei carabinieri, ma dove andiamo a finire? Erano ordini superiori, non potevo rivelare nulla a nessuno.
Volevamo arrivare agli acquirenti. Ma tanto ormai. Tutto è andato a rotoli. Vabbè, ma no, non è che... Cioè... È più che sei... Sì, una cosa... Un mese può finire, non è che... Sì... Se si ha... O potesse... Cioè, quando... Uno... Insomma, vuole... Erika! Erika! Chi è questa Erika? No, Erika nel senso che ho trovato. Miria, la donna delle pulizie, lo ha visto mentre buttava a mare un corpo. Noi diciamo che questo corpo è venuto a gallo, l'abbiamo trovato, lo arrestiamo, lo portiamo in caserma, lo mettiamo sotto torchio e lo facciamo confessare. Fai una cosa. Comandi, maresciallo. Chiama all'osteria e fai venire qua subito Miria. Mi raccomando, molto anonimo. Ci penso io, maresciallo, ci penso io. Buonasera, sono anonimo. Sì, sì, sor brigadiere Marella, sì, Marella, sì. Sì, ma... Sì, no, perché dovevo parlare con Miria che non trovava una cosa in cucina. È uscita col forestiero. Cosa? E dove è andata? Verso Punta Asino! No, richiamiamo dopo, richiamiamo dopo, va bene. Vogliamo! La Arena è ancora sull'isola, possiamo prenderlo. Ma maresciallo, con tutta questa agitazione a me mi ha fatto acido il panettone, mannaggia. Chi è? Chi è? Chi è? Aprite sotto il porta. Ma non è te, né chiave. Che ne so, maresciallo? Dai, forza, cammina. Arena! 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 Cammina, ammanettatelo, maresciallo! Dottor, ma che è successo? La tragedia, ammanettatelo! Piglia il manetto, piglia con quella pistola! Tocca a me! Cosa fa? Finalmente ti abbiamo incastrato! Ma si può sapere chi diavolo sei? Per tua sfortuna sono un carabiniere. Un carabiniere che sa molte cose sul tuo conto. Dov'è il computer? Ma quale computer? Dov'è la valigetta che contiene il plutonio? Ma quale plutonio? Dov'è il computer? Maresciallo, questa donna è pazza come il fratello. Sta zitto, sta zitto, se no t'ammazzo io, perché tu sei un bastardo. Ehi, sei un bastardo. Tortosa, ma ti vuoi calmare? Ci spieghi che è successo? Sto bastardo ha ammazzato, mi senti? No! Ma siete tutti matti, ho solo cercato di difendermi, non sono stato io a sparare. Tu stai zitto. Oddio, mi sento male. Tortosa, si spieghi che è successo? Io stavo ancora appresso a Vicentini, quando da lontano ho visto sto porco che minacciava Miria, la signora dei pulizie, con sta pistola. È pazzo, è lei che minacciava me. La pistola non è mia, è della russa. Sta zitto, se no te sparo io a te, hai capito? Tortosa! Ti ricordo che sei il carabiniere, eh? Vai avanti. Appena la signora Miria ha tentato allontanarsi con la valigetta, lui ha sparato. L'ha ammazzata? No, Vicentin, che era lì vicino, si è messo davanti a lei per salvarla e... Tortoi! Ha preso un colpo in petto, ma... Oddio! Anche se era di Conegliano, per me era come un fratello. Io l'ho preso alle spalle, sono riuscito a disarmarlo e poi l'ho portato subito qua, sto bastardo. E Vicentin? La marescia, non c'è stato niente da fare. È caduto giù dal burro in appuntaggio. Ma è tutto falso. Maresciallo, mi creda. È la matta che ha sparato. Dov'è la signora adesso? Non lo so. È successo tutto così in fretta. Io ho pensato solo a portare lui qua. E sta maledetta valigetta con plutonio? Che? Ho computer registro. Che fine ha fatto? Quello è caduto a mare, maresciallo. E non lo troverete più. Non avete nessuna prova. È la sua parola contro la mia. Per fortuna in questo paese la parola di un carabiniere vale ancora qualcosa. Brava. C'è anche mia di parola. Lui ha ammazzato Carabiniero. Sì, e credi che in tribunale staranno a sentire una povera pazza come te? Io forse pazza, ma tu sicuro stronza. Oh, computer! Io ho presa prima che onda de mara porta via. Lei sta bene? È ferita? Io sto bene. Dispiace di quel povero ragazzo. È tutta colpa mia, tutta colpa... No, no, non è colpa tua. È tutta colpa del suo gran fio, e pensare che Vicentini gli aveva offerto pure la torta di semolino dalla madre. E quello perciò l'ha ammazzato, hai capito? Faceva schifo quella torta. Povero Vicentini. Ma mo chi lo dice alla madre? La torta? Ma no, del figlio. Tortosa! Col permesso del signor tenente, prendi questo criminale e portalo in cella. Dai, forza, cammina. Va. Faccio da solo. E allora cammina. Maledetta, se non ti fossi mischiata sarei già lontano. È solo colpa tua se quel ragazzo è morto.
Solo colpa tua. E comunque la torta faceva schifo. Ho sbagliato io. Vita di uomo è sempre più importante di scienza. Che significa? Significa che dovevo capire che lui veramente sparare. Avevo preso valigetto perché dovevo recuperare mio plutonio. E perché ero tu io plutonio? Di mio popolo. Io responsabile laboratorio di Zmeinogorsk. Cioè tu per 3 mesi hai fatto finta? No. Io 3 mesi che davvero pulisce vostra gabinetta. Ma per mio paese. Quella è vecchia pistola di mio padre. Lui era ufficiale di armata russa. Io ho giurato lui di riuscire. Cioè, sei una specie d'agente segreto. No, io scienziata atomica di Ucraina. Venuta in Italia per prendere quello che ha rubato il mio laboratorio. Io sono un tenente dei carabinieri in missione per lo stesso motivo. Piacere, Miria Taranenko. Hai capito, Tortò? Qui tutti sono qualcuno, solo io e te siamo tu stronzi. Hai ragione, io però un po' di meno, eh. Avevamo Einstein che ci puliva il cesso, manco lo sapevamo. Senza di lei quel criminale ci sarebbe sicuramente sfuggito e questa roba sarebbe finita nelle mani di qualche terrorista. Lascia, solo donne possono salvare mondo. Uomini troppo egoisti e cacasotti. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Quel povero ragazzo è morto al posto tuo. E cos'è? Non era un uomo lui? Maresciallo, anche se era veneto, c'era qua ocetta fina fina. Era un carabiniere con le palle. Qualunque favore gli chiedevi era sempre pronto. Oh, pure che era di Conegliano, era buono di cuore come un romano vero. Unico che sempre gentile con me. Pensava di non essere degno della divisa. E invece era fatto per quella divisa. È proprio vero. Carabinieri si nasce. Troppo spesso carabinieri si muore. Era il più giovane. Il più ingenuo. Sicuramente era il migliore di noi. Perché era pulito. Era pulito dentro. Se lamentava mai. Can porco d'un boia d'un gatto morto. Me lo sporca tutto. Mi senti? No, sono scivolato. Perché a puntasino sei tutta roccia sblingua. Roccia sblingua? Sì, sei una roccia che si sbrissa, che si sbrillenta, insomma sei una roccia stupida. Ma allora non sei morto, mi no, senti? Non mi par. Ma se t'ha sparato il pezzo. Io ho vista con mia occhia. Ma come hai fatto? Come hai fatto? La mia mamma dice di portare sempre la maglia dell'ana, ma il manuale dell'arma dice di portare sempre il giubbotto antiproiettile. Mi seguo sempre i consigli dell'arma. E allora viva l'arma. E viva l'arma. Sì, ma viva anche la mia mamma. Me l'ha gaffato e la benedetta. Zedelana d'acciaio, vergine! Maresciallo? Che c'è? Certo che sta cosa è strana forte.
Ma ci vogliamo ragionare a mente fresca? Faccio due panini, anzi tre bei paninazzi, uno pure per la sorella degli sentini. Ma che panini e paninazzi, bei panini, fa? Comunque, ora io deve andare. Venuto solo per avvisare. O torno subito a stare io o pagare voi serata? Pagare noi serata, firmate di posizione e battente, pagare noi serata. Voi ora arrestare lui? No, no, niente arrestare. Ma dovete arrestare? No, no, bisogna prima intaccare, poi... Poi mangiare e dopo panettone, dopo sfumato. Maresciallo, non è che si può arrestare uno così senza indizi. Questa tua storia è una cosa calcata in aria. Senza il corpo noi ci abbiamo le mani legate. Bisogna guardare fondo de mare. Già, ma facciamo venire la sommergibile, facciamo venire quando è bello Parigio. Senti, tu sei sicuro di quello che dici? Ma guarda che in Italia con queste cose non si scherza. Mio paese non si scherza con nessuna cosa. Beh certo, ci avete poco da scherzare. I comunisti mi hanno levato la sede col presunto. Marella. Ma perdoni, maresciallo, ma quando ce l'ho, ce l'ho. Questa mi offende, è un paese serio come l'Italia. A proposito, i panini li faccio col prosciutto, maresciallo. Basta con sti panina! Ah! Ma tu, Arena, l'hai visto proprio in faccia quando buttava a mare il pupazzo? A Punta Asina, no. Però ho visto bene dopo, a Ostaria. Ma allora come fai a dire che era lui? Ma là, qui le domande le faccio io. Comandi, maresciallo. Ma allora come fai a dire che era lui? Per Giaccona. Su Isola solo lui ha Giaccona di quel colore che fosforisce. Effettivamente, maresciallo, su Ginestra non si è mai visto un giaccone così, eh? Effettivamente è abbacinellante. Offende l'occhio. Allora io posso di andare? Andare. Uè. Però rimani a disposizione, non ti allontanare dall'isola. Peccata, io volevo andare a Monte Carlo con mia aereo privata. Senti, fai poco la spiritosa, capito? Italianzi, si è ne abrasovani, cialopa, niente! Guardami! Stai attento a quello che dici, perché io capisco tutto! Perché russo e napoletano sono tale cuolo! Marescià? Che c'è? Ma davvero avete capito quello che ha detto? È la luce. Tutto? Le parole grandi, se che fai, che il piccirello su... C'è il pezzo... Gli ho detto per farla mettere paura, ma bene? Pensi come se sarà spaventata, maresciallo. Speriamo che non gli prenda l'infarto. Fate vedere. Mamma mia, che meraviglia. C'hai un fisico perfetto per l'arma. Te dovresti arruolare. Con te il comando risparmia pure sulle armi. Perché? C'hai ste bombe, c'hai... Marello, ma sei impazzito? No, Chi è? Chi è? Chi è? Sotto, ma non è te, ne è chiave. Che ne so, maresciallo? Dai, forza, cammina. Arena! Cammina, ammanettatelo, maresciallo. Dottor, ma che è successo? La tragedia, ammanettatelo. Piglia manette, piglia con quella pistola. Tocca a me. Cosa fa? Finalmente ti abbiamo incastrato. Ma si può sapere chi diavolo sei? Per tua sfortuna sono un carabiniere. Un carabiniere che sa molte cose sul tuo conto. Dov'è il computer? Ma quale computer? Dov'è la valigetta che contiene il plutonio? Ma quale plutonio? Dov'è il computer? Maresciallo, questa donna è pazza come il fratello. Sta zitto, sta zitto, se no t'ammazzo io perché tu sei un bastardo. Sei un bastardo. Tortugia, ma ti vuoi calmare? Ci spieghi che è successo? Sto bastardo ha ammazzato Visentino. No! Ma siete tutti matti, ho solo cercato di difendermi, non sono stato io a sparare. Tu stai zitto. Oddio, mi sento male. Dottoressa, si spieghi che è successo? Io stavo ancora appresso a Visentini, quando da lontano ho visto sto porco che minacciava a Miria, la signora dei pulizie, con sta pistola. È pazzo, è lei che minacciava me. La pistola non è mia, è della russa. Sta zitto, se no te sparo io a te, hai capito? Oh, cosa? Ti ricordo che sei il carabiniere, eh? Vai avanti. Appena la signora Miri ha tentato allontanarsi con la valigetta, lui ha sparato. L'ha ammazzata? No, Visentin, che era lì vicino, si è messo davanti a lei per salvarla e... Tortoi! Ha preso un colpo in petto, ma... Oddio! Anche se era di Conegliano, per me era come un fratello. Io l'ho preso alle spalle, sono riuscito a disarmarlo e poi l'ho portato subito qua, sto bastardo. E Visentin? Ma maresciallo, non c'è stato niente da fare.
è caduto giù dal burro a puntarsi. Ma è tutto falso. Maresciallo, mi creda. È la matta che ha sparato. Dov'è la signora adesso? Non lo so. È successo tutto così in fretta. Io ho pensato solo a portare lui qua. E sta maledetta valigetta con Plodogno? Che? Ho computer, Cristo, che fine ha fatto? Quello è caduto a mare, maresciallo. E non lo troverete più. Non avete nessuna prova. È la sua parola contro la mia. Per fortuna in questo paese la parola di un carabiniere vale ancora qualcosa. Brava, c'è anche mia di parola. Lui ha ammazzato carabiniero. Sì, e credi che in tribunale staranno a sentire una povera pazza come te? Io forse pazza, ma tu sicuro stronza. Oh, computer! Io ho presa prima che Onda de Mara porta via. Lei sta bene, è ferita? Io sto bene. Dispiace di quel povero ragazzo. È tutta colpa mia, tutta colpa. No, no, non è colpa tua. È tutta colpa del suo gran figlio. E pensai che Visentini gli aveva offerto pure la torta di semolino dalla madre. Questo la insegnano anche in accademia, eh? Lei ha fatto l'accademia? Quasi. Scuola allievo sottufficiale, signori. Molestia a parte, c'avevo tutti 10 lotte. Pensi che il corso mio, anno 71, si chiama proprio corso Sicchietta perché prende il nome dall'allievo più meritevole. Corso Sicchietta. Pensi ai colleghi suoi come gli erodeva che il corso si chiamava così. No, nel senso che non si chiamava come loro, maresciallo. È logico, pensi che un collega mio, Pellecchio, che è arrivato secondo, era appena andando ancora ci soffre. E il primo Sicchietta, il secondo Pellecchi, ha proprio un corso fortunato, eh. In che senso? No, se immagini gli altri come si potevano chiamare, maresciallo. Giusto, dove sono tutti gli altri? Tortosa e suo fratello sono andati a accompagnare al porto perché doveva forzare gli ormeggio. Forzare gli ormeggio? Roba de mare, signori, non pretende che lei capisca. Comunque tornano subito perché a quest'Arena lo voglio interrogare. Ma questo dottor Arena, lei lo conosce bene? Sono 3 mesi che lavoro con lui. Gli sto vicina giorno e notte. Giorno e notte? Nel senso che sono una sua stretta collaboratrice. Molte sere facciamo le ore piccole in ufficio. A volte si salta anche la cena. Di mamme. Marella! Comandi, signori, signori. Questa Arena, lei lo conosce bene, dico, nella vita privata. È una persona per bene. A parte il fumo è un uomo senza vizi. Apparentemente irreprensibile. E con lei è stato sempre corretto? In che senso? Cioè, non ha mai fatto come il Pallotta che te metteva le mani a destra. Maresciallo, ha messo fatto che il Pallotta gli metteva le mani lì per far ribollire il sangue. Maresciallo, mi perdoni, che io ci soffro. Quindi lei esclude che questa Arena possa aver buttato a mare una persona? Nella maniera più assoluta. Eppure ho fatto lo computer, secondo lei ha detto tutta la verità? No, perché tante volte uno per farsi risarcire dalle assicurazioni, simila. I giuristi stanno tanti assimilatori in giro. Andiamo, lei ha voglia di scherzare. Il dottor Arena è un uomo molto ricco. Come amministratore delegato della Entemol guadagnerà 1 miliardo l'anno. Signori, guardi che anche noi sottufficiali dei carabinieri guadagniamo molto bene. Magari non così. No, un po' di meno, maresciallo. Sì, un po' di meno. Parecchio meno. Vabbè, ma il miliardo sarà l'ordine, noi pigliamo tutto al netto. Certo, senza tara, maresciallo. Quindi secondo lei Miria, la donna delle pulizie, ha preso, diciamo, lucciole per lambrette? Lucciole per lambrette? Sì, quando uno si sbaglia che prende fischi per frasche, ha capito? Forse si è inventata tutto. Perché doveva fare una cosa del genere? E chi può dirlo? Voi la conoscete bene? C'ha ragione, maresciallo. Ma noi che ne potevamo sapere? In fondo quella è sempre una comunista, no? Marella, quante volte ti ho detto che non voglio questi discorsi di politica qua dentro? Comandi, comandi. Meno male, va, questi sono loro. Eri preoccupato? Sì, mia sorella. Mi son figlio unico. Mi pareva troppo buona per essere tua sorella. Ma sei un'impostora, una ladra. E lei che si è rubato il computer, no, del dottor Re. Sì, hai capito? È stata tutta la serata a ridere e scherzare con che la faccia imbronzata. Ma caga, la faccia a cavangelista, proprio la faccia imbronzata, Catri. Che vergogna. Che disgrazia. La mia famiglia si è disonorata per sempre. Ma disonorata da che se manca tua sorella? Ma come che ho fatto? Come che ho fatto? Puerto mito. No, Visentini, sta bene. No, va bene. Solo che la sta attaccando, l'ha fatto. A così si fa male, perché ha fatto una cosa troppo grave. Ma grave di che, signor maresciallo? Ma hai capito che è una ladra? A me mi ha rubato il cuore, maresciallo.
Guarda, stai attento perché tu ci sei dentro fino al collo. Hai fatto una cosa gravissima, una cosa da carcere militare. Avete fatto entrare dentro una postazione strategica una civile non autorizzata. Questa potrebbe essere anche la terrorista. La terrorista! Invece di piangere come un deficiente, vai di là e chiama Tortosa senza fartene accorgere, capito? Mi sono pronto a dare la vita, ma mi dica cosa devo fare? Cosa? Devi andare a chiamare Tortosa, deficiente, te l'ha detto. La terrorista! Panella? Comandi, maresciallo. Qua ci vuole un piano. La dobbiamo immobilizzare. Ce penso io, maresciallo. Afferro per le spalle. Da! C'è una panza che è una ventosa, andò a pettetti. Ma che gli è successo? Mi sentivo che gli è morto il gatto. Fai poco lo spiritoso, è successa una cosa gravissima. Molto grave. Maresciallo, vado della, vado a controllare sto scemo se dovesse fare sgamma. Ma mi volete spiegare pure a me quello che è successo? Abbasso sta voce, ai trombone, no trombone. Abbasso sta voce! La sedicenne signorina Francesca. Ma quale sedicenne, maresciallo? Quello c'ha più di 30 anni, c'ha... Ignorante. È lei che si è rubato il computer del dottor Pallotta. Ma scusi, maresciallo, ma Pallotta non era il marito quello che amenava sul coso? Non mi fai confondere che non stavo c'è trombone, c'è tutto si passare. Hai capito che è una delinquenta? E io me la stavo mettendo dentro casa, me la stavo mettendo. Vabbè, bisogna vedere sempre se ci veniva, maresciallo. Ma che hai capito? Questo succede quando uno ha la guardia troppo bassa, ha anche troppo bassa la guardia. Vabbè, certo, tanto arta può essere. E comunque che qualcosa dell'offio c'aveva, perché mi sfuggiva sempre con lo sguardo. Maresciallo, io le donne ci capisco. Mi dispiace perché io me ne dovevo accorgere. Mica ho letto pure il libro per riconoscere la forma del cranio dei crimini. Amore, abbassa sta testa. Ah, si tiene proprio la forma del cranio dei criminali. Proprio perfetto. Maresciallo, ma lei che c'entra? La cazzata l'ha fatta, Vicentina, dicca la sua sorella. Grande, l'ha fatta. Ma che sta giocando al posto? No, vabbè, maresciallo, ma... possiamo vedere... Guarda, noi siamo i carabinieri, non fa romano con quelli, ma non possiamo vedere... Che la tagli che la mano, possiamo vedere... Esatto. Ogni cosa con sta mano, i romani, vediamo te... Diamo sta mano a me, non c'è romano, mannaggia... Ho capito, ma a sta Francesca la dovemmo proprio arrestare. Ma contro di lei non abbiamo niente senza la denuncia per furto. Ma non può essere che ha fatto per fare uno scherzo? Sì, ho scherzo. Questo ci ha raccontato un mucchio di fantonie. Noi dobbiamo capire perché ha dichiarato una falsa identità. A che? Una falsa identità, un nome falso. Ah, ho capito. Vabbè, ma boh, che famo? La cacciamo via la notte di Capodanno, maresciallo? Passamoci una mano. La potremmo mettere in camera di sicurezza per accertamento. Anonimo. Ma non è che state complottando uno scherzo ai miei danni? No, perché questi due sono molto strani, hanno fatto di tutto per tenermi in cucina. Dov'è Arena? L'avete messo in camera di sicurezza? Beh, che succede? Non avete digerito il panettone? Ma che avete? Fratellone, anche tu ce l'hai con me? Sei inutile! Basta questa commedia! Sanno tutto! Ma come? Aiutare e difendere! Sei venuto meno al giuramento! Sì! Ma a me il giuramento l'ho fatto con una persona onesta! Non con una mariuola! Ma che dici? E sentiamo un po' che cosa vi avrei rubato! Signori, la sua posizione è molto delicata! Ci mostro il documento di identità! Che? Un documento di identità! Ci mostri la patente!
va bene, avete vinto! Non sono la sorella di Visentin! La piedi! Beh, non proprio tutta. Solo dove che se puoi camminare, perché la parte de punta asino, se no c'ha sblingua. Sblingua? Sì, con le scarpe di ordinanza se pericoloso, perché se una roccia che se sbrissa, che se sbrillenta, insomma se una roccia stupida. A roccia stupida. Comunque sicuro che sull'isola non che sei forestieri. Ho fatto anche la prova del 9. E che sarebbe sta prova del 9? Senza farmi capire. Quello è normale perché... Quatto, quatto, go interroga la moglie del tabaccaio. Per vedere se gavo in duo francobolli o cartoline. O se gavo un incremento di vendita di sigarette. Niente, tutto regolarissimo. Cioè, se questo è uno che non fuma, sicuro che non lo ama. Dovrei anche essere così carogna che per Natale non scrive neanche una cartolina. Neanche a sua mamma. Comunque, maresciallo, se ci stava un forestiero sull'isola, l'avremmo saputo subito. Questa è talmente in isola i pettegoli che te contano pure i peli del... del cugno. Del cugno, torto? Sì, sua divisa, sui cugni ci sono quelle, quei peletti, quelle... Ignorante, ignorante, quelli non sono peli, quelli sono i crini di cavalli. Sì, de Dolce e Gabbana. Che hai detto? Secondo me, maresciallo, quelli dell'antiterrorismo si sono sbagliati. Ma che ci verrebbe a fare un terrorista sull'isola? Non ci sono manco obiettivi sensibili. È vero, è vero. Questa è un'isola di gente insensibile, gente senza cultura. Ma io che ci fa? Che ci fa, cica? Uno con mamma, che ci fa? Che ci fa, volesse? Oh! A proposito di insensibilità, avete fatto la colletta per la donna delle pulizie? Sì, signor. Sì, abbiamo raccolto un bel gruzzoletto di scudi. Ma che stanno in Inghilterra che ci stanno le scudi? Si dice euri, euri. Veramente, maresciallo, in Inghilterra ci sono ancora le scelline. Non è che... Marello, Marello, lo so benissimo che in Inghilterra ci stanno ancora le scelline. È un modo di dire, no? Quanto avete raccolto? 74 euro. Ah, mi senti, già non te si capisce quando parli normale. Poi ti metti pure a confessare. Se per delicatezza, perché la signora può darì a entrare. Vabbè, vabbè, allora... Visto che io sono il più alto in grado. Grado. A questi 74 ce ne aggiungo 16. Così fanno 100 che invecchia lì su un gabellezzo di 200.000 lire. Scusi, maresciallo, ma veramente 74 e 16 fa 90. Vabbè, sempre sono 180.000 lire, sì, no? Sì, però piano che le fermo sentire tutto. E tanto a lei dovevo dare. Sì, sì, ma la finezza vuole che i soldi si impustano, ricordatevelo. Si impustano. Si impustano nella busta, no? Per spedirli? Ma no, per non offendere la persona. A me sto fatto che i soldi offendano la prima volta che lo sento, Tortù. Tu che ne dici? Ma di che? Io gli ho dati perché mi fa pena. Pena? A me mi fa un effetto. Perché tutti guardano a me? Ci hai fatto venire in mente una cosa. Scusi, Alessandra, te la dico dopo. Noi altri non siamo abituati a vederla così. Io non avevo tempo per cambiare a casa, così ho portato vestita per serata al ristorante. Molto bene, molto bene. Ma su passaporto, no? Sì. Ma che c'è? E così tu ti chiameresti Arena? Certo, Arena, Arena. Arena come il pollo, maresciallo. Forse non ti rendete conto. No, forse non ti rendi conto tu. Dichiarare false generalità ai carabinieri è un reato molto grave. È molto gravissimo. Ma che te vuoi aspettare da uno che mena le donne? Come si permette? Lei è impazzito. Ah sì, mo il pazzo so io, eh. Ah, vi senti dire un po' qualcosa pure te? Aiutare e difendere! Insomma, mi spiegate cosa succede? Palletta! Palletta, cerchiamo di mettere le carte in chiaro, eh! Pallotta si chiama, signor maresciallo, sto violento! E sei di Roma! Ah, oh, di bene in meglio, niente meno, tiene pure la fede di nascita falsa, casta città Milano, sì, lì, sì, lì! Pallò, vuoi parlare oppure ti devo far ammorbidire con una bella notte in camera di sicurezza? Ma che cos'è? Uno scherzo di Capodanno? Una candy camera? Un nuovo reality? È il mio cellulare! E non mi mette le mani addosso! E questo qua lo teniamo noi! Non azzardatevi a toccarmi! Giovanotto! Ricordati che i carabinieri non hanno mai torcato un capello a nessuno! Torto, casomai! Al telefono ci parli dopo, ma ci devi spiegare molte cose, caro dottore! Non mi chiamo Pallotta! Mi chiamo Arena, Arena! Come il pollo! Ecco, adesso si chiama come il pollo, maresciallo! Ah, gondola sfonnata, gli vuoi dire qualcosa? Un pollo è sempre tuo cognato, no? Ma cognato di chi? Mi senti? È tuo cognato! Ehi, sto parlando con te! Aiutare e difendere! A maresciallo, a questa polenta gli è arrivata al cervello. Ma io non l'ho mai visto, state commettendo un grosso errore. Dite tutti così, eh. Ma voi non sapete chi sono io? Io me lo aspettavo che prima o poi
diceva, ma chi sei? Chi sei? Non potete trattarmi in questo modo! Oh, calmati, calmati, se no te meno io sul sedere. Oddio, è un incubo, un incubo! Mi senti? È tuo cognato o no? Mi non so, non lo conosco. Ammazza, ma siete una bella famiglia, ma manco tuo cognato conosci. Ci conosciamo solo per lettera. Ma io non lo conosco affatto. Io mi chiamo Arena, il Debrando Arena, e non ho nessun cognato carabiniere. Mi state scambiando per qualcun altro. Maresciallo, chiamiamo la moglie, così vediamo se lo riconosce e vediamo se dice la verità. Ma quale moglie? Quale? Allora troviamo, ma troviamo la moglie che ha pallice. Ma allora troviamo sta moglie. Maresciallo, abbiamo il telefonino, possiamo rintracciare il numero. Bravo, bravo, questo è spirito investigativo. No, Tortosa, non serve lo spirito investigativo. State là. Macchi! La moglie. Ex, la menava sto barbaro. Ma cosa dice? Ma chi? Carabinieri, buonasera, desidera. Presto, mi sta a sentire! Ho bisogno di aiuto! Aperto? Aperto, sei aperto? Sì, sì, aperto! Grazie, grazie, lei mi ha salvato. Presto, chiuda! Chiuda tutto, presto! Si calmi, signorina! Qui sei al sicuro? Mi dica cosa che sia successo? Lei deve aiutarmi. Sono in pericolo di vita. Siamo qui per questo? Il nostro motto è aiutare e difendere! Ma quello non è il motto della polizia americana? Beh, è lo stesso. Anche noi altri che abbiamo il medesimo compito. Magari non abbiamo gli stessi mezzi, però in quanto a coraggio e negazione siamo sulla bocca di tutti. La mi dica in cosa che la posso servire. Senta, io sono in grave pericolo. Non mi posso fidare di nessuno. Forse nemmeno di lei. Ma scherza, signorina. Io sono un carabiniere. Sono pronto a dare la vita per difendere il cittadino. Figuriamoci una cittadina come Ela. Mi giura che non mi tradirà. Giuro. Qualunque cosa accada. Parola di carabiniere, aiutare e difendere. Bene. Presto, allora, mi arresti. Mi metta in camera di sicurezza. Ma non la posso arrestare, non l'ha fatto niente. Faccia conto che sia una criminale, su, mi arresti. Ma una signorina così bella come Ela non la può essere una criminale. Migo il sesto senso dell'investigator. Mi arresti, la prego. Non l'ha fatto niente, proprio non lo posso. Ecco, adesso ha fatto qualcosa. Su, presto, abbiamo poco tempo, la prego, mi arresti! Ma signorina, se calmi, benedetta, questo è un posto dei carabinieri! Oh, mi senti, ma che fa? Me ne hai donne? No, è che la signorina è... Chi è? Sua sorella. Sono sua sorella. Tu sorella! Mi hai giurato! Ma mi sono un carabiniere! Piacere, Francesca Pallotta. Brigadiere Mare... Pallotta? Ma che è di Roma, signorina? Prima porta. Prima porta? No, prima portavo il cognome di mio fratello. Infatti mi chiamavo... Visentin? Visentin, ecco. Regolare, poi? Poi? Poi la sposata è il Pallotta? Esatto, Pallotta è da sposata. Ah, perché è sposata? Sì, ma mi sono separata subito. Lui era così violento. Mi picchiava continuamente. Ah, menava? Dappertutto. Dappertutto? Anche sul sedere. Mamma mia, non c'è segrete. Qua, guarda come gli ha gonfiato. Fortuna che ho un fratello carabiniere. Mi ha salvato la vita tante volte, sa? Lui è l'unico che riesce a tenere a bada quel pazzo. Vero, fratellone? Sì, sì, proprio un pazzo. Padella. Comandi, maresciallo. Qua ci vuole un piano. La dobbiamo immobilizzare. Ce penso io, maresciallo. Afferro per le spalle. Ta! C'è una panza che è una ventosa, andò a pettetti. Ma che gli è successo? Mi sentivo che gli è morto il gatto. Fai poco lo spiritoso, è successa una cosa gravissima. Molto grave. Maresciallo, vado là, vado a controllare sto scemo se dovesse la sgamma. Ma mi volete spiegare pure a me quello che è successo? Abbasso sta voce, trombone, no, trombone. Abbasso sta voce. Mi è successa una cosa La sedicenne signorina Francesca
Ma quale sedicenne, maresciallo? Quello c'ha più di 30 anni, c'ha... Ignorante. Sedicenne nel senso che si finge quello che non è. Ah, sedicenne in quel senso. Beh... La signorina Francesca con i suoi begli occhi a nocciolina ci ha preso in giro tutta la serata. Lei non è affatto la sorella di Visentino. Vabbè, ma io per lei, amarescià, E in più è una grandissima mariuola. È lei che si è rubato il computer del dottor Pallotta. Ma scusi, marescià, ma Pallotta non era il marito quello che amenava sul coso? Arei, non mi fai confondere che sta voce di trombone su tutti si passare. Hai capito che è una delinquenta? E io me la stavo mettendo dentro casa, me la stavo mettendo. Vabbè, bisogna vedere sempre se ci veniva, maresciallo. Ma che hai capito? Questo succede quando uno ha la guardia troppo bassa, ha anche troppo bassa la guardia. Vabbè, certo, tanto arta può essere. E comunque che qualcosa dell'offio c'aveva, perché mi sfuggiva sempre con lo sguardo. Maresciallo, io le donne ci capisco. Mi dispiace perché io me ne dovevo accorgere. Mica ho letto pure il libro per riconoscere la forma del cranio dei crimini. Amore, abbassa sta testa. Ah, si tiene proprio la forma del cranio dei criminali. Proprio perfetto. Marcio, ma lei che c'entra? La cazzata l'ha fatta Visentina a dicchia era sua sorella. Grande, l'ha fatta. Ma che sta giocando il posto? No, vabbè, Marcio, ma... Possiamo vedere... Ma noi siamo i carabinieri, non fa romano con quelli, ma non possiamo vedere... possiamo vedere... Ogni cosa con sta mano i romani, vediamo te... Diamo sta mano a me, mannaggia romano, mannaggia... Ho capito, ma a sta Francesca la dovemmo proprio arrestare. Ma contro di lei non c'abbiamo niente senza la denuncia per furto. Ma non può essere che ha fatto per fare uno scherzo? Sì, o scherzo. Questo ci ha raccontato un mucchio di fantonie. Noi dobbiamo capire perché ha dichiarato una farsa... Una persona onesta? No, con una mariuola. Ma che dici? E sentiamo un po' che cosa mi avrei rubato. Signori, la sua posizione è molto delicata. Ci mostri il documento d'identità. Che? Un documento d'identità. Ci mostri la patente! Va bene, avete vinto! Non sono la sorella di Visentini! Ma non mi sembra il caso di dover inscenare un processo! Al mio paese, a tutti i mariuoli si fanno processi! E non sempre, maresciallo! Silenzio! A Napoli sono più i mariuoli che stanno fuori, maresciallo! Ho detto silenzio! Ehi! Lei ci deve spiegare perché ha architettato tutto questo papocchio! E soprattutto come ha fatto a convincere Visentin, che è un ragazzo onesto, a dire tutte quelle bugie. Non è stato molto difficile. Anzi, mi sentivo anche in colpa. Sembrava di rubare caramelle ad un bambino. Ninfomane. Signor Maresciallo, mi perdoni? Questa è tutta colpa mia. Lei mi ha sempre trattato come un padre e me l'ho delusa. Non sono degno di fare il carabiniere. Non sono degno di sta divisa, non sono degno. Non sono degno di te, a Visentin. Se sbaglia pure Rambo e qualche volta ci sbagliamo pure noi carabinieri. Qualche volta? Dai, calmati adesso, non è successo niente di grave, io so... Non mi tocchi con quelle mandagazza ladra! Signor Maresciallo, chiedo il permesso di allontanarmi. Ma dove devi andare? Chiedo il permesso di allontanarmi urgentemente. Avanti, permesso accordato. A nuovo! Chi sei ti? Oh, quando vai in manica di camicia con sto freddo? Io dovevo andare al veglione al circolo ufficiale. Guarda che capodanno già passava. Va a pigliare su da Vicente, va a chiappare su da Vicente. No, fermo. È meglio lasciarlo sfogare. Il suo orgoglio è ferito. Ma che fate? Anche gli ordini adesso. Cammina, va. Non mi dà pure le ordini. Sta gazza ladra. Ma lei si rende conto di quello che ha combinato? Ringrazio il dottor Arena che non ha denunciato per il furto del computer. Ah, perché voleva anche denunciare. Lei ci deve spiegare chi è e soprattutto che cosa ci fa qui. Non urli. Sono qui per servizio. Sì, per fare il servizio a quel poveretto. Meno male che ci siamo noi. Sono un tenente dei carabinieri. Sì, boom. Sì, avete capito bene. Ho il tesserino nella borsa, vado in camera a prendere. Lei non va da nessuna parte, la sua borsa sta qua. Che ci fa qua la mia borsa?
Suo fratello la stava portando a casa lì quando il dottor Arena non ha dato il computer che lei si era procoliata. Ehi! Non mi direte che gli avete consegnato la valigia. Oh, c'è! Oh! La sedicenne signorina Francesca. Ma quale sedicenne, maresciallo? Quella c'ha più di 30 anni. Ignora. Sedicenne nel senso che si finge quello che non è. Ah, sedicenne in quel senso. Beh. La signorina Francesca con i suoi begli occhi a nocciolina ci ha preso in giro tutta la serata. Lei non è affatto la sorella di Visentino. Vabbè, ma meglio per lei, maresciallo. E in più è una grandissima mariuola. È lei che si è rubato il computer del dottor Pallotta! Ma scusi, maresciallo, ma Pallotta non era il marito quello che amenava sul coso? Arei, non mi fai confondere che non stavo c'è trumbori su tutti i passari! Hai capito che è una delinquenta? E io me la stavo mettendo dentro casa, me la stavo mettendo. Vabbè, bisogna vedere sempre se ci veniva, maresciallo. Ma che hai capito? Questo succede quando uno ha la guardia troppo bassa, si ha anche troppo bassa la guardia. Vabbè, certo, tanto Artan può essere. E comunque che qualcosa dell'offio c'aveva, perché mi sfuggiva sempre con lo sguardo. Maresciallo, io le donne ci capisco. Mi dispiace perché io me ne dovevo accorgere. Mica ho letto pure il libro per riconoscere la forma del cranio dei criminali. Amore, abbassa sta testa. Ah, si tiene proprio la forma del cranio dei criminali. Proprio perfetto. Maresciallo, ma lei che c'entra? La cazzata l'ha fatta Vicentina a dicchia era sua sorella. Grande, l'ha fatta. Ma che sta giocando al posto? No, vabbè, maresciallo, ma possiamo vedere Ma noi siamo i carabinieri, non fa romano con che lì, ma possiamo vedere. Possiamo vedere. Ogni cosa con sta mano i romani, vediamo te. Diamo sta mano a me, non c'è romano, mannaggia. Ho capito, ma a sta Francesca la dovemmo proprio arrestare. Ma contro di lei non c'abbiamo niente senza la denuncia per furto. Ma non può essere che ha fatto per fare uno scherzo? Sì, o scherzo. Questo ci ha raccontato un mucchio di fantonie. Noi dobbiamo capire perché ha dichiarato una falsa identità. A che? Falsa identità, un nome falso. Ho capito. Vabbè, ma boh, che famo? La cacciamo via la notte di Capodanno, maresciallo? Passamoci una mano. La potremmo mettere in camera di sicurezza per accertamento. No. Anonimo. Ma non è che state complottando uno scherzo ai miei danni? No, perché questi due sono molto strani, hanno fatto di tutto per tenermi in cucina. Dov'è Arena? L'avete messo in camera di sicurezza? Stiamo qui di servizio. Se prende il vaporetto postale, può venire con me? Che godo accompagnare il signor maresciallo in terraferma? Lei permette, signor maresciallo? Io no parte, vestita così, perché lavoro di osteria di molo, serve a tavola. E che fai, nuovo veglione, ma quanto mi scadono i bambini? No, c'è persone forestiere. Ecco. Hai fatto la prova del no? Mica sempre bocciai in matematica. Chi sarebbero questi forastieri? Io non so, gente di barca a vela. Velieri? Velisti, maresciallo. Si può dire anche velieri, è la parola antica, è anche più corretto, velieri. E che vogliono questi forastieri? Voglio una macarona, zuppa di pesce e frutta de mara. Ah, ho capito, gli mancava la cozza. Tortosa! Io stavo scherzando, maresciallo, è Natale. Invece di fare lo spiritoso, dopo vai all'osteria e vai a dare un'occhiata a questi forastieri, personalmente. Agli ordini, maresciallo. Che? Che mi mette in mano un buono con la giacchetta buono con di vizio? Chi? Voleva dare quella cosa alla signora? No, non mi sembra il caso. La signora è vestita così, poi non sono manco impustate. Non si può dare non impustate. Poi la signora ci avrà fretta, no? Allora, buona fine e buon principio. Ha trovato il nostro pensierino? Solda su frigoria? Miria Taranenko non prende elemosina, io lavoratore comunista. E se ti piacevano tanti comunisti, ma perché non sei rimasto in Russia? Comandi, maresciallo. Perché a Russia non c'è più comunisti, solo capitalisti, puttani e napoletani. Giovanotte! Serietà! Quante volte ho detto che non voglio che si parli di politica qua dentro? Il carabiniere deve essere apolitico. Noi siamo super patres. Super patres. Come siamo noi? Super patres. Allora io posso di andare? Andare, buon anno. Buon anno a tutte.
Ci vediamo dopo di domani. Oh, ne avessi azzeccata una! Ma dimmi la verità, Vicentina, l'italiano io lo sto insegnando a te? No, no, studia da sola. Mm. E se si considera il fatto che lei qua solo da 3 mesi, la impara bene? A confronto tuo che sono 30 anni che sto in Italia, pare la fia dei Zingarelli. Carabinieri, buonasera, desidera. Presto, mi sta sentore, ho bisogno di aiuto. Aperto? Aperto, sei aperto? Sì, sì, aperto. Grazie, grazie, lei mi ha salvato. Presto, chiuda, chiuda tutto, presto. Si calmi, signorina. Qui sei al sicuro? Mi dica cosa che sia successo. Lei deve aiutarmi, sono in pericolo di vita. Siamo qui per questo? Il nostro motto è aiutare e difendere. Ma quello non è il motto della polizia americana? Beh, è lo stesso. Anche noi altri che abbiamo il medesimo compito. Ma... cosa accada? Parola di carabiniere, aiutare e difendere. Bene. Presto, allora, mi arresti. Mi metta in camera di sicurezza. Ma non la posso arrestare, non l'ha fatto niente. Faccia conto che sia una criminale, su, mi arresti. Ma una signorina così bella come ella non la può essere una criminale. Migo il sesto senso dell'investigator. Mi arresti, la prego! Non l'ha fatto niente, proprio non lo posso. Ecco, adesso ha fatto qualcosa. Su, presto, abbiamo poco tempo, la prego, mi arresti! Ma signorina, se calmi, benedetta, questo è un posto dei carabinieri! Oh, mi senti, ma che fa? Me ne hai donne? Ma no, è che la signorina è... Chi è? Sua sorella. Sono sua sorella. Tu sorella! Mi hai giurato! Ma mi sono un carabiniere! Piacere, Francesca... Pallotta. Brigadiere Mare... Pallotta? Ma che è di Roma, signori? Prima porta. Prima porta? No, prima portavo il cognome di mio fratello. Infatti mi chiamavo... Vicentin? Vicentin, ecco. Regolare, poi? Poi? Poi la gasposata è il Pallotta? Esatto, Pallotta è da sposata. Ah, perché è sposata? Sì, ma mi sono separata subito. Lui era così violento. Mi picchiava continuamente. Amenava? Dappertutto. Dappertutto. Anche sul sedere. Mamma mia, non c'è segrete. Qua. Guarda come gli ha gonfiato. Fortuna che ho un fratello carabiniere. Mi ha salvato la vita tante volte, sa? Lui è l'unico che riesce a tenere a bada quel pazzo. Vero, fratellone? Sì, sì. Proprio un pazzo. Ma lui lo fa filare. Mi lo fa soffilar. Ma qua non vi senti che è una vita che non vai più in licenza. Per lettera. Per lettera. Certo, gli scrive tutti i giorni. Ah, pure a lui. Ecco perché finisce sempre la carta. Senti, ma tu c'hai un pezzo di... C'è una sorella così e non gli dici niente ai colleghi? Non mi piace vantarmi. E poi la signora... Cioè, e la... Chicca. Mi hai sempre chiamata Chicca, eh? Appunto. La Chicca è sempre stata fuori, in collegio. Sì, un collegio francese. No, ecco perché non parlo. Oh, lasci, che anche mi se non sto tenta parlo veneto, una cifra. Ma lei non sa come ci sono affezionato io a sto ragazzo. Siamo proprio come fratelli e lui. Come siamo io e te? Dillo, come siamo io e te? Come siamo? Come siamo? Come siamo? Fratellissimi. Più dei fratellissimi. Come siamo io e te? Siamesi. Ma perché non mi hai detto che veniva? Chi? Ma come chi? Nostra sorella, no? Ma non lo sapevo. Non sapevo neanche davvero. No! Non lo sapeva. Doveva essere una sorpresa. Una sorpresona. Mega la sa de stucco. Pensa come saranno contenti il maresciallo e Tortosa quando tornano. Perché? Come perché? C'è mercenone pronto, il panettone, la tombola, poi da cosa nasce cosa. Ah, ma sa che il cervello tuo è più latitante dei billate. Invece di fare questo spirito di patata sui colleghi, ricordate che è vero che il maresciallo si nasce. Perché per questo lavoro bisogna essere tagliati. E voi, maresciallo, in quanto a questo siete tagliatissimo, Ma no tagliato che vanno accorciato, nel senso che siete portati al coma... Lasciamo perdere perché è una notte santa e non voglio fare polemiche, lasciamo perdere! Piuttosto notizie del ricercato del fotogramma. No, signor maresciallo, nessuna notizia. Non sanno neanche se è un uomo o una donna. Comunque, sull'isola forestieri non ce ne stanno. Me ne sono assicurato personalmente. Hai domandato a tutti? No, veramente è andato Tortosa a controllare. E allora perché dici personalmente? Maresciallo, perché personalmente mi sono assicurato che l'aveva fatto Tortosa. Hai domandato a tutti? No, io no.
Ho mandato personalmente Visentin. È tutto a posto, ha fatto il giro dell'isola due volte. Hai fatto il giro dell'isola due volte? Conforme? Personalmente in persona? Tutta l'isola a piedi? Beh, non proprio tutta. Solo dove che se puoi camminare, perché la parte de Punta Asino, se no c'ha sblingua. Sblingua? Sì, con le scarpe di ordinanza se è pericoloso, perché se è una roccia che se sbrissa, che se sbrilenta, insomma se è una roccia stupida. A roccia stupida. Comunque sicuro che sull'isola hanno che sei forestieri. Ho fatto anche la prova del 9. E che sarebbe sta prova del 9? Senza farmi capire. Quello è normale perché... Quatto, go interroga la moglie del tabaccaio. Per vedere se gava in duo francobolli o cartoline. O se gava un incremento di vendita di sigarette. Niente, tutto regolarissimo. Cioè, se questo è uno che non fuma, sicuro che un altro amma. Dovrei anche essere così carogna che per Natale non scrive neanche una cartolina. Neanche a sua mamma. Comunque, maresciallo, se ci stava un forestiero sull'isola, l'avremmo saputo subito. Questa è talmente in isole pettegole che te contano pure i peli del... del cugno. Del cugno, torto? Sì, sua divisa, sui cugni ci sono quelle, quei peletti, quelle... Ignorante, quelli non sono peli, quelli sono i crini di cavalli. Sì, de Dolce e Gabbana. Che hai detto? Secondo me, maresciallo, quelli dell'antiterrorismo si sono sbagliati. Ma che ci verrebbe a fare un terrorista sull'isola? Non ci sono manco obiettivi sensibili. È vero, è vero. Questa è un'isola di gente insensibile, gente senza cultura. Ma io che ci fa? Che ci faccio? Uno con mamma, che ci faccio? Che ci favole? A proposito di insensibilità, avete fatto la colletta per la donna delle pulizie? Sì, signor. Sì, abbiamo raccolto un bel gruzzoletto di scudi. Ma che stanno in Inghilterra che ci stanno i scudi? Si dice euri, euri. Veramente, maresciallo, in Inghilterra ci sono ancora le scelline. Non è che... Marello, lo so benissimo che in Inghilterra ci stanno ancora le scelline. È un modo di dire, no? Quanto avete raccolto? 74 euro. Ah, mi senti, già non te si capisce quando parli normale. Poi ti metti pure a confessare. E se per delicatezza, perché la signora può da lì entrare? Vabbè, vabbè, allora... Visto che io sono il più alto in grado. Mannaggia, mannaggia! Va a pigliare su deficiente, va a chiappare su deficiente! No, fermo! È meglio lasciarlo sfogare. Il suo orgoglio è ferito. Ma che fate? Anche gli ordini adesso! Cammina, va! Non mi dà pure gli ordini! Sta cazza ladra! Ma lei si rende conto di quello che ha combinato? Ringrazio il dottor Arena che non ha denunciato per il furto del computer! Ah, perché voleva anche denunciarlo! Lei ci deve spiegare chi è, soprattutto che cosa ci fa qui. Non urli. Sono qui per servizio. Sì, per fare il servizio a quel poveretto. Meno male che ci siamo noi. Sono un tenente dei carabinieri. Sì, boom. Sì, avete capito bene. Ho il tesserino nella borsa, vado in camera a prendere. Lei non va da nessuna parte, la sua borsa sta qua. Che ci fa qua la mia borsa? Suo fratello la stava portando a casa mia quando il dottor Arena non ha dato il computer che lei si era fragoliata. Ehi! Non mi direte che gli avete consegnato la valigia. Tenente, io sono mortificato. Noi non potevamo mai immaginare. Lei è così... Così cosa? Così. Cioè, maresciallo, ma davvero è una collega? Mamma mia, proprio come in televisione, maresciallo. Però il fisico ce l'ha, eh? Quando ero sotto copertura le potevo permettere delle libertà. Adesso che sa chi sono, la pregherei di rispettare il mio grado. Comandi, signor tenente. Allora, non mi avete risposto. Dov'è il computer? È un computer. La valigetta del computer. Ah, la valigetta, che piccola nera. La roba messa.
Siamo... Ah, no! Abbiamo dato la dottora Rina. Cioè, gliel'avete consegnata così, senza nemmeno controllare quello che c'era dentro? Era sua. Beatrice, molte sere facciamo le ore piccole in ufficio. A volte si salta anche la cena. Di mamme. Marella! Comandi, signori, signori. Questa Rina, lei lo conosce bene, dico, nella vita privata. È una persona per bene. A parte il fumo, è un uomo senza vizi. Apparentemente irreprensibile. E con lei è stato sempre corretto? In che senso? Cioè, non ha mai fatto come il Pallotta che te metteva le mani addosso. Marella! Marescià, ha messo fatto che il Pallotta gli metteva le mani lì per far ribollire il sangue. Marescià, mi perdoni, che io ci soffro. Quindi lei esclude che questa Rene possa aver buttato a mare una persona? Nella maniera più assoluta. Eppure ho fatto il computer, secondo lei ha detto tutta la verità? No, perché tante volte uno per farsi risarcire dalle assicurazioni, simila. Signori, stanno tanti assimilatori in giro. Andiamo. Lei ha voglia di scherzare. Il dottor Arena è un uomo molto ricco. Come amministratore delegato della Entemol guadagnerà 1 miliardo l'anno. Signori, guardi che anche noi sottufficiali dei carabinieri guadagniamo molto bene. Magari non così. No, un po' di meno, maresciallo. Sì, un po' di meno. Parecchio meno. Vabbè, ma il miliardo sarà lordo, noi pigliamo tutto al netto. Certo, senza tara, maresciallo. Quindi, secondo lei, Miria, la donna delle pulizie, ha preso, diciamo, lucciole per lambrette? Lucciole per lambrette? Sì, quando uno si sbaglia che prende fischi per frasche, ha capito? Forse si è inventata tutto. Perché doveva fare una cosa del genere? E chi può dirlo? Voi la conoscete bene? C'ha ragione, maresciallo. Ma noi che ne potevamo sapere? In fondo, quella è sempre una comunista, no? Marella! Quante volte ti ho detto che non voglio questi discorsi di politica qua dentro? Comandi, comandi. Meno male, va, questi sono loro. Eri preoccupato? No, è che c'è una fame che non ci vedo più fuori dall'occhio. Ma tu c'hai sempre fame, sempre fame. Marescià, col suo permesso, io posso dire pure in russo. Io tengo una fame esagerata assai. Visto che il russo e il napoletano sono la stessa cosa. Dottore, tutto bene? La matta è andata via? Sì, la figlia di Corba ci ha fatto tornare al Cremlino, mo potevamo pure mangiare. No, non possiamo, non possiamo mangiare, non possiamo mangiare, perché questo comunista no, fa delle accuse molto gravi, caro dottore. Ha detto che l'ha vista lei, che buttava a mare una persona da punta asino. Maresciallo, mi perdoni, lei è una persona intelligente. Chi? Lei. No, lei chi? Lei. Ah, lei era io! Domanda. E allora mi spieghi come avrei fatto da solo a buttare un corpo in mare, per di più da punta asino, che è così scoscesa? Ma c'ha ragione, maresciallo, non mi pare che il dottore è il tipo di fare una cosa così scoscesa. E poi chi avrei buttato, scusi? Una sirena? Una chimera? No, chi era non l'ha detto, caro dottore, ma sta andando a questione. La signorina Miria l'ha riconosciuto, ma l'ho fatto oggi un bot. Da che cosa? Oggi un bot, dottore. Andiamo!